Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo di cuore il Padre Giacinto per l'introduzione e per il dono di questa chiamata qui a stare tutti insieme in un'unica volontà. E mi è piaciuto in modo particolare il fatto che quando ancora alcuni di noi stavano arrivando mettendo le borse in camera, eravamo in tre in cappella, Pasqua entra, cominciamo la preghiera. Bellissimo, bellissimo. Pertanto vorrei cominciare da lì, da quel momento, no? Anche se logisticamente non eravamo tutti presenti in quel momento, però lì comincia il ritiro. Da lì ci abbandoniamo nello spirito, nella divina volontà, e lì sparisce l'io. Sparisce anche il parlare di se stessi. Spariscono anche le domande su questioni personali, spariscono le preoccupazioni che abbiamo lasciato a casa. Se c'è un atto eroico che dobbiamo compiere in questi giorni, è questo. Ecco, quindi abbiamo pregato alla Divina Misericordia, poi abbiamo recitato insieme, tutti insieme, il Santissimo Rosario della Vergine Maria con i misteri dolorosi. Quindi ci siamo uniti insieme, anche se non tutti presenti fisicamente, l'abbiamo fatto per tutti, in nome di tutti e per tutte le generazioni. Ecco, riprendiamo e immettiamoci di nuovo, fissiamoci come con un gancio in quel punto eterno. Rimettiamoci nel centro del centro della divina volontà che è l'umanità di Cristo. E poi chiedevo a Pasqua, certo siamo tutti bimbi e siamo tutti veramente all'inizio. Non esistono gli esperti in divina volontà, non esistono gli advanced o beginners, or... no, non è possibile, non basterà l'eternità. Un anno non è niente, 20 anni non sono nulla, 40 anni niente, non basterà l'eternità. Ogni giorno ricominciamo da capo, anche lui sa, ogni giorno ricomincia. Perché ogni giorno si fonde, per questo non per niente lei è la neonata, perché rinasce ogni giorno. Però, necessariamente chiedevo a Pasquina, dice, ma in questo gruppo di fratelli e sorelle che sono qui presenti, presbiteri, idraulici, donne, uomini, scolari, tutti anime, nulla. Hanno già sentito parlare degli scritti di Luisa, cioè io sono una beginner, e mi chiedevo se qualcuno fosse... Lei mi diceva sì, sì. Questo è importante in un certo senso perché adesso non faremo tanto una introduzione su che cos'è il vivere nella Divina Volontà, in quanto mi è stato detto che abbiamo già una infarinatura, abbiamo già sentito parlare degli scritti di Luisa, iniziamo la nostra giornata con un atto preventivo, chiamiamo la Divina Volontà a farsi vita nei nostri atti e a volte il più spesso possibile ci slanciamo addirittura nella Divina Volontà, non solo a chiamarla a fare gli atti nostri, ma a volare a fare gli atti suoi. Ecco, questo faremo oggi, ci slanciamo nella Divina Volontà a girare negli atti della Divina Volontà, a fare gli atti suoi come nostri. Allora, vieni a pregare in me, e vieni a soffrire in me. Questo l'abbiamo già fatto, ce l'abbiamo oggi, domani lo ripetiamo. Adesso però Gesù vi dice, sì, sono venuto, sono seduta nel tuo sederti, sto pensando nel tuo pensiero. Adesso vieni un attimino su con me, vieni, vieni, ti voglio portare in questo immenso calderone, in questa eternità che contiene
pullula di atti eterni, gli atti della Santissima Trinità. Perché il vivere nella divina volontà è proprio, come si fa a vivere in una volontà come a casa propria senza conoscerla? Allora implica operare in essa, conoscerla, vivere, dice Gesù, vivere come a casa propria e poi in ultimo operare per farla conoscere agli altri. Ma questa è una conseguenza naturale. La prima cosa è conoscerla e sentirsi a casa e andarci sempre più familiarizzandoci con gli atti di essa. Per fare cosa? Per mangiarli, per diventare questi atti, per nutrirci di questi atti e consentire alla divina volontà di formare vita divina in noi. Allora, la divina volontà non è una spiritualità, non è un altro modo, no. Mica si parla della spiritualità di Gesù Cristo, no. Gesù è vero uomo e vero Dio e opera divinamente in virtù della sua divina volontà. Allora, la divina volontà non è spiritualità, ma è formazione di vita divina. Quindi ingloba in sé tutte le spiritualità, tutti i misticismi, tutti i modi in cui ci si approccia alla divinità. Infatti io direi, in quanti siamo, diceva il padre, 31, diciamo 33 più, Ci sono 33 spiritualità qui presenti. C'è l'asceta, c'è il penitente, c'è l'eremita, e c'è il missionario attivo, c'è il carismatico, ma tutti, tutti in una maniera unica, siamo chiamati a vivere, operare, a lasciare la divina volontà operare in noi. Se facciamo questo, tutti i nostri atti sono in comune. Non esiste proprietà privata, non esiste merito personale, non esiste missione personale. Io faccio parte di questo gruppo. No. Questo è un altro regno, è un altro regno. Avete presente il passaggio dal vecchio testamento al nuovo? Ecco, il passaggio che stiamo facendo è, che non voglio scandalizzare nessuno, il passaggio ad un nuovo testamento. Tanto che Gesù dice, questo è l'ultimo testamento, il testamento finale della divina volontà operante secondo Gesù Cristo. Lungi da voler modificare quanto è già stabilito da Santissima Madre Chiesa sulla rivelazione pubblica e privata. Questa è rivelazione privata, ma non importa. Allora, in altre occasioni, addirittura con altri fratelli in altri paesi, devo dirvi la verità, la prima volta che facciamo questo tipo di giro fu forse 15 anni fa negli Stati Uniti. Ma è come se fosse oggi, è come se fossimo ancora tutti insieme. Il tempo non è passato, siamo tutti uniti, e l'idioma è lo stesso, è il linguaggio della divina volontà. Allora, che cosa vogliamo fare oggi? La divina volontà ci chiama a girare negli atti, addirittura ad intra della Santissima Trinità, la generazione del Verbo, la procedenza dello Spirito Santo. Che fa Luisa ogni giorno? Poi si stacca dalla Santissima Trinità e comincia a girare addirittura nella creazione, entra in tutte le cose create. Questo l'abbiamo fatto in altri giri, che sono anche, per chi fosse interessato, registrati in un canale YouTube, sempre su questo tipo di, girare. Poi lo diremo, comunque si chiama In Voluntate Dei, nella volontà di Dio in latino, trattino Luisa Piccarreta. Poi cosa faceva Luisa? Si fermava? No, creazione di Adamo, entrava negli atti di Adamo innocente, entrava e riparava per la caduta di Adamo, entrava negli atti della divina volontà nell'Antico Testamento. Che meraviglia, quanto da fare c'è. Altro che chiacchiere. Entrava poi che cosa? Fino all'interfaccia tra l'Antico e il Nuovo Testamento, l'Immacolato Concepimento di Maria, i mari di Maria Santissima, mari di potenza, di sapienza, di amore.
entrava nei mari di Maria Santissima, e qui siamo intorno al volume 19. Poi che faceva? Entrava nella redenzione. Tant'è vero che entrava nella incarnazione del Verbo. Gli scritti di Luisa cominciano proprio con gli eccessi d'amore nell'incarnazione del Verbo, negli atti di Gesù, nella sua vita nascosta, di come non solo lui è venuto a redimerci, ma prima doveva manifestare l'opera della redenzione e poi adesso, dice, adesso io posso manifestare l'opera più importante, quella che deve venire a coronare tutta l'opera della Santissima Trinità, che è quella della divinizzazione dell'atto umano. La creatura è non soltanto redenta nel senso di salvata, ma redenta nel senso di redeo redes, fatta ritornare, restaurata allo stato di origine, allo stato come se il peccato originale non fosse mai stato commesso, restaurando e riparando quella frattura tra l'umano volere e la divina volontà. E quindi abbiamo girato nell'incarnazione del Verbo, nella sua vita nascosta, e poi a un certo punto ho pensato, dice, che facciamo oggi con questi fratelli? Vi va di girare un po' nella vita pubblica di Gesù? E per girare, è bene renderci conto di questi. Immaginiamo che questa sia la divina volontà, questo bello stanzone, senza confini. E ogni atomo di ossigeno contenuto in questo stanzone è un atto divino. E noi ne andiamo a prendere uno dopo l'altro, non sappiamo dove iniziare, non abbiamo neanche... Però Gesù dice, non vi preoccupate. Date la mano alla mamma, vi guido io, girate. Che cosa facciamo con questi atti? Innanzitutto li riconosciamo come atti divini, poi li prendiamo, li facciamo nostri e per ognuno di questi atti diamo il nostro ricambio. Cosa faceva Luisa? Sempre la stessa cosa? No, un giorno metteva il ti amo, un giorno si doleva, e come ci ha guidato Pasquina durante il Santo Rosario, dolore e perdono. Un altro giorno faceva semplicemente compagnia a questi atti. Un altro giorno li contemplava per riceverne tutti gli effetti e tutta la vita. Altro giorno li possedeva, li includeva in sé, e il giorno dopo, sentendosi così fiduciosa, diceva, adesso che sono proprio me ci faccio quello che voglio, che ci faccio? Li uso per il mio interesse. Qual è il mio interesse? Venga il tuo regno. Ci possiamo fare tutto quello che vogliamo con questi atti. Allora faremo oggi una passeggiata, zompettando tra un atto e l'altro, e ognuno di noi ci metterà un qualcosa. Però sono atti comuni, quindi io sicuramente, siccome sono atti fatti nella divina volontà, nessuno mi può impedire di partecipare ai tuoi atti. Tutto in comune. Allora, mi fermo, continuo dove ci fermammo 2 anni fa a Bologna con la vita nascosta di Gesù, e a un certo punto, ecco, diciamo, adesso facciamo la vita nascosta di Gesù insieme con Gesù, però a un certo punto Gesù, verso l'età di 30 anni, dice, mamma, io devo andare. San Giuseppe era già passato da qualche anno, forse da altri mistici, si può ipotizzare da circa 5 anni. E Gesù prende una giara di vino con le quali si fa un brindisi con la mamma per iniziare la sua vita pubblica. Lei ubbidisce con il magone, ok figlio, è tempo di lasciarti andare, per questo sei venuto. Io ti ho ricevuto per darti a tutti. E lui va. Page down. Ecco, la dipartita da Nazareth. Ecco, la Galilea è tanto bella, questa grafica infantile non le rende giustizia, ma noi siamo bimbi, facciamo quello che possiamo. Sicuramente ci sono i monti, i ruscelli, i fiori. Quella nuvoletta lì è proprio l'anima,
Siamo ciascuno di noi, ciascuno di l'anima che vuole seguire Gesù, dovunque egli vada, lo segue, ma non da fuori, da dentro a Gesù, dentro di lui, lo segue per partecipare ai suoi atti. E l'anima dice, Luisa dice, e adesso da dove comincio, dove vado? C'è tanto da fare, ci sono tanti atti da visitare, da adorare, da abbracciare. Luisa diceva, ah, come potevo seguire tutti questi giri senza di te? Mi mancava la luce. E Gesù risponde, il tuo incominciare era il fare, e il dolore di non poter finire era il finire. E allora, per darci un po' di coraggio, incominciamo. E anche se non riusciremo a finire, la nostra mortificazione per non riuscire a finire questo giro infinito sarà il finire. Coraggio e fedeltà ci vogliono. Figlia, vuoi girare sempre nel mio volere? Oh, come volentieri e con che amore voglio che tu giri sempre nel mio volere. Qual via vuoi prendere? Se nel passato oppure nel presente, o vuoi dilettarti nelle vie future, a tua libera scelta. Mi sarai sempre cara e mi darai sommo diletto qualunque punto di partenza tu prenda. Page down. Bene, abbiamo una direzione. La casa della mia volontà è grande, se non stai ad un piano stai ad un altro. A volte si comincia, non lo so, con la creazione, noi cominciamo oggi con l'inizio della vita pubblica di Gesù. Gira in casa nostra, nelle opere del tuo Creatore, perché dovunque ti aspetta, affinché tu impari i suoi modi, ripeta ciò che fa la mia volontà nella mia umanità. Così sarai sicura di trovarti sempre nel supremo volere, perché vivere nel divin volere è girare in esso. Qualsiasi cosa faccia l'anima nella divina volontà, nella santa messa, gira e ripete tutta l'incarnazione e la morte, la passione e la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Il vivere nel divin volere è continuo girare nei suoi atti. Bene, qual è il primo atto luminoso di Gesù? Gesù va al Giordano, no? Si reca al Giordano per il battesimo. Gesù è presso il Giordano e lui si allontana da casa. E presso il Giordano c'è Giovanni Battista che sta battezzando. Lui battezza con acqua, ma c'è chi battezzerà con lo Spirito Santo, con il fuoco. E grida, convertitevi! Il regno dei cieli è vicino. Page down. Il fiume non si vede, ma c'è un fiume. La mia povera mente gira intorno al sole del Fiat Supremo e lo trovo circondato da tutte le opere, sacrifici, pene, eroismo che hanno fatto tutti i santi antichi e nuovi. Allora entriamo anche nell'atto del Giovanni Battista. Possiamo dire che Giovanni Battista è l'ultimo grande profeta, è il precursore, ma poté egli vivere nella divina volontà? Dice Gesù, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui, nel senso che Giovanni Battista adesso gode infinitamente, perché dice finalmente si è portato a compimento quello per cui io mi sono sacrificato, ho dato la vita, ho predicato. Quindi, se la creatura vuole trovare tutto ciò che è stato fatto di bello e di buono, di santo, in tutta la storia del mondo, da me, dalla mamma e da tutti i santi, quindi anche da San Giovanni Battista, deve entrare nella divina volontà. In esso tutto si trova in atto. Come tu facevi attenzione a ciascun atto e lo ricordavi il battesimo di Giovanni Battista,
lo offrivi. Così il santo che aveva fatto quell'atto, quel sacrificio, si sentiva chiamare dall'anima Beatrice e vedeva il suo atto di nuovo palpitante sulla terra, quindi duplicata la gloria al suo creatore e a lui stesso. Questa è una cosa molto importante, rientra nel rifare gli atti. Quindi anche i santi del passato, non parliamo più di intercessione, l'intercessione quasi implica questa intercapedine, questa barriera che c'è in loro dal passavivande, ci passano queste grazie che noi gli chiediamo. No, adesso siamo in comune, stiamo nella stessa volontà, partecipiamo della stessa vita divina, loro in cielo, noi in terra. Quindi, appena viene ricordato e chiamato l'atto di un santo, in questo momento stiamo chiamando il battesimo impartito da San Giovanni Battista al Giordano, San Giovanni Battista si fionda lì dove questo atto è richiamato in terra e lo ripete. E questo atto viene ripetuto come se fosse stato fatto alla divina, animato da una volontà divina. Quindi la gloria di San Giovanni Battista e la gloria di Dio e la gloria di tutti i santi è duplicata. Ci rendiamo conto del potere, della potenza della divina volontà operante nella creatura in terra? Non vi è onore più grande che puoi dare a tutto il cielo che offrire loro gli atti che fecero in terra, per lo scopo nobile, altissimo e sublime che venga il regno della divina volontà sulla terra. Infatti, tutti i nostri fratelli, tutti i santi, anche i patriarchi dell'Antico Testamento, anche il nostro carissimo, santo, bello, fresco, dolcissimo padre Adamo, tutto quello che di buono e di santo hanno fatto viene, ha senso, viene utilizzato solo e soltanto per il compimento della volontà di Dio, che è il regno della divina volontà. Tutto è finalizzato al venga il tuo regno. Gesù dice a Luisa: ma ti rendi conto che tutto il cielo sta pregando per te e con te perché tu compia la tua missione? Non c'è neanche nessuna cosa creata che abbia un intento, la volontà divina in essa, diverso dal come in cielo così in terra. Finalmente la nostra vita è risolta, abbiamo uno scopo, che questa divina volontà regni. E questo è lo stesso scopo di Adamo, è lo scopo di tutti i patriarchi, i santi e i buoni dell'Antico Testamento, delle anime in purgatorio, di ogni cosa creata, di San Giovanni Battista. E lo vogliamo rendere lo scopo di tutte le creature, passate, presenti e future. Questa è la vita universale, non santità personale, non interesse personale. C'è da compiere una missione universale. Non esiste l'io. Faccio questo, faccio quest'altro. Abbiamo questa missione, facciamo questo apostolato. No. Svecchiamoci anche con la terminologia. Page down. Ecco. Ti prego che con le tue sante mani, dice Luisa, battezzi la piccola anima mia con l'acqua vivificante creatrice della tua divina volontà, affinché non senta, non veda, non conosca che solo la vita del tuo fiat. Ecco, quindi entriamo in questo atto di Gesù che riceve questo battesimo per riceverlo in lui. Ricevere il battesimo della divina volontà, che non è un battesimo che solo ci toglie la colpa originale, lasciandoci però la tendenza alla concupiscenza o al peccato, no. È un battesimo che ci vuole purificare dal DNA dell'anima. È un battesimo di fuoco. È un battesimo che si svolge tra l'anima e Dio, nella volontà.
Il mio pensiero battezza il pensiero dell'anima, il mio palpito il suo palpito, il mio desiderio il suo desiderio, e così del resto. Ma però questo battesimo si svolge tra me e l'anima, a seconda che si dà a me e non più riprende quello che mi ha dato. Tutto sta nella volontà. Questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Questa è la voce del Padre, che vede nell'umanità del Verbo incarnato tutta l'umanità e tutto il ricambio a Lui dovuto. Il Padre è completamente compiaciuto e ricambiato in Cristo Gesù, Verbo eterno fatto carne. È in Lui che trova la versione divina della vita di tutti noi. Questo dà anche senso a tutta la vita nascosta di Gesù. A volte si parla di questi 30 anni come di un Gesù che prendeva coscienza della sua missione, della sua divinità. No. Il Verbo ha ragione divina dal momento del suo concepimento, della sua incarnazione nel Verbo di Maria Santissima. È lì che comincia a penare, a riparare, a dare in eccessi d'amore agonizzante, mendicante. E Gesù, durante la sua vita nascosta, con le sue correnti d'amore tra Lui e il Padre, di cui solo la Madre era il corrente, Lui rifaceva nel nascondimento la vita di ciascuno di noi. Batteva i chiodi, divinizzava il lavoro di ogni persona, di ogni anima. Piangeva, si doleva e versava le lacrime di tutti, le lacrime di pentimento, le lacrime di dolore, le lacrime di gioia. Prendeva il cibo, divinizzava l'atto del prendere cibo, riposava, soffriva, camminava. Ecco, la vita pubblica, la vita privata di Gesù, la vita nascosta, ha rifatto tutto l'uomo. È la parte interna, ogni atto dell'uomo. Adesso però l'uomo è in grado di ricevere questa divinizzazione? No, per carità, è ancora tutto marcioso, pieno di piaghe. E quindi Gesù deve compiere prima la redenzione, prima di poterlo divinizzare lo deve curare, cerotti, amputazioni, penicillina, rimedi, e questi sono i miracoli, i sacramenti, il preziosissimo sangue di Gesù. Però nell'umanità di Cristo tutto è compiuto, tutto è fatto, e infatti il Padre lo dice e lo proclama: in Lui mi sono compiaciuto, in Lui mi compiaccio. E qual è lo scopo della divina volontà? È dire: ecco il mio figlio Giacinto, la mia figlia Pasqua, il mio figlio Nicola, mia figlia Rosa, Marina. In loro mi compiaccio, perché in loro trovo la ripetizione della vita del figlio mio. Trovo tutta la divina volontà. Trovo il figlio mio e tutte le opere della creazione, della redenzione, della santificazione. Per questo girare è importante, perché per girare noi giriamo per ricevere, per inglobare, facciamo come Pac-Man, i Cookie Monster, mangiamo tutti gli atti. Alla fine il Padre vuole vedere, come disse a Nostra Madre Santissima assunta in cielo, la guardavano e dicevano, vediamo il cielo, la guardavano in un'altra angolazione. Ma qui c'è tutto il creato, è perfetta, è completa, non manca niente. Ci sono tutte le opere del Figlio suo, c'è la paternità del Padre, c'è la sapienza del Figlio, ci sono tutte le opere della redenzione, c'è la completa santificazione, è l'unica opera completa di tutta la creazione. In lei conteneva Dio e tutte le opere di Dio. Quando è che trionfa il cuore immacolato di Maria? Quando Maria avrà figli che glorificano la Santissima Trinità come la glorifica lei, ovvero
quando anche noi conterremo dopo averla mangiata, rimangiata, masticata, girata e nutritici di essa, la divina volontà come vita nostra. Allora abituiamoci ad essere divoratori di divina volontà. Infatti adesso non stiamo facendo altro che divorarla, mangiarla. Page down. Nel Vangelo di Luca e in quello di Matteo, quando si parla del battesimo, si sente nominare più volte lo Spirito Santo, Gesù pieno dello Spirito Santo, Gesù condotto dallo Spirito Santo. Allora entriamo in questo atto. La folla è ancora lì. Giovanni Battista sta continuando a battezzare. Entriamo nell'atto di Gesù, con i capelli bagnati, che si siede un attimino sull'argine e si racchiude, si raccoglie in preghiera, pieno del suo spirito. Che meraviglia starcene in Gesù, facendoci riempire del suo spirito in Gesù stesso. Non ce lo facciamo sfuggire questo atto. Tratteniamoci un pochino con Lui. Il Padre lo ha appena proclamato. Gesù ha inaugurato la sua vita pubblica con questo battesimo e il ripieno dello Spirito. La Santissima Trinità è pronta, è sull'attenti. Sebbene il ruolo di protagonista visibile sia il Verbo incarnato, il Padre e lo Spirito concorrono a quest'opera redentiva e si adorano a vicenda. Allora, non so il tempo quanto sta correndo, però passiamo questi 30 secondi in Gesù, dentro di Lui, ad adorare il Padre con l'adorazione del Figlio, a ringraziare e ad adorare lo Spirito con la potenza del Padre, ad amare il Figlio e il Padre con l'amore dello Spirito. Restiamo in questa unità della Santissima Trinità, ma ci rendiamo conto che stiamo nell'atto ad intra della Santissima Trinità, che è l'adorazione perfetta. Una volta Luisa disse: mi ha detto Gesù che nella Divina Volontà possiamo entrare nell'atto ad intra della Santissima Trinità. Io lo dissi al confessore e lui disse: no, questo è impossibile. Al limite noi possiamo ricevere l'Eucaristia. Gesù, l'ho sbagliato, scusami. No, figlia mia, di al Padre che la mia Divina Volontà è precisamente lo svolgersi della vita della Santissima Trinità. E dove inizia la vita della Santissima Trinità se non nella generazione del Verbo e la procedenza dello Spirito? Per cui nella Divina Volontà l'anima comincia proprio dal principio. Al principio era il Verbo era Dio, il Verbo era con Dio. E il Verbo si fece carne e abitò insieme a noi. Ecco, quindi prendiamo, quando vogliamo adorare, pensiamo veramente all'adorazione come modello che si svolge all'interno della Santissima Trinità,
Il primo atto delle divine persone è l'accordo perfetto della nostra volontà. Ed è tanto unificata la nostra volontà che non si può discernere quale sia la volontà dell'uno e dell'altro. C'è una volontà e tre persone. Questo accordo di volontà produce uguaglianza di santità, di luce, di bontà, di bellezza, di potenza e stabilisce in noi il vero regno dell'ordine e della pace. Il regno dell'ordine e della pace lo troviamo nella Santissima Trinità. Allora, entrando in quest'atto dell'adorazione nella Santissima Trinità, dentro l'umanità di Gesù, dice Gesù: per me tanto è stare in cielo come stare in te. Trovo la stessa adorazione delle divine persone, la mia volontà, il mio amore, è la stessa cosa, come in cielo così in terra. Si è compiuto. Io mi rifugio nell'anima che contiene in sé la mia volontà e trovo la mia potenza che mi difende, il mio amore che mi ama, la mia pace che mi dà riposo, trovo tutto ciò che voglio. Ecco, allora stiamo in quest'atto dell'adorazione insieme a Gesù con il Padre e lo Spirito Santo e poi via, page down, tempo di andare nel deserto. Tempo di andare nel deserto. Ecco, ripieno dello Spirito Santo, condotto dallo Spirito Santo, Gesù si avvia nel deserto. Dagli scritti troviamo che va nel deserto per tre scopi: lo scopo della riparazione, per riparare i 40 secoli in cui l'umana volontà era rimasta separata dalla divina, e lui 40 giorni vuole restare nel deserto. 40 nel linguaggio biblico è il numero del sacrificio prolungato. 40 anni gli ebrei nel deserto, 40 secoli prima della venuta del Verbo. 40 anni, scrisse Luisa agli scritti. 40 giorni stette Gesù sulla terra prima di salire dopo la sua risurrezione. Il 40 è il numero del sacrificio prolungato, il numero della riparazione, e dice Gesù: andai nel deserto per richiamare quella mia stessa volontà divina che per 40 secoli le creature avevano disertato da mezzo a loro. Ed io per 40 giorni volli starmene solo per riparare i 40 secoli di volontà umana in cui la mia non aveva posseduto il suo regno in mezzo all'umana famiglia. Ecco, cominciamo a renderci conto che non c'è assolutamente niente che la Divina Volontà abbia fatto, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento in Gesù, che non abbia come scopo primo il ripristino e la ricostituzione del regno della Divina Volontà. Quello è lo scopo ultimo e primo. Un'altra volta Luisa dice a Gesù: e perché Gesù prese la via del deserto? E Gesù disse: io voglio andare isolato, ecco l'isolamento, nel deserto per sentire nella mia umanità tutta la crudezza dell'isolamento che aveva sofferto la mia divina volontà per tanti secoli da parte delle creature. La mia umanità doveva salire nell'ordine divino e scendere nell'ordine umano per poter racchiudere le pene dell'uno e dell'altro. E prendendo io tutta la parte penosa che divideva l'uomo e Dio, farli stringere di nuovo all'amplesso, al bacio del loro creatore. Ma non fu questo soltanto lo scopo della mia andata nel deserto. Volle andare lì anche per ripristinare la terra, ricostituirla bella, santa, fresca, così come uscì dal Fiat Lux. Popolarla ovunque e fecondarla in modo che la terra produrrà altri germi
più belli, da renderla centuplicata, più feconda e di smagliante bellezza. Quante cose grandi farà il regno del mio Fiat divino, tanto che tutti gli elementi, tutta la creazione, tutte le cose create stanno tutti in aspettativa, il sole, il vento, il mare, la terra e tutta la creazione, per mettere fuori dal loro seno tutti i beni e gli effetti che contengono. San Paolo dice: la creazione geme di dolore di parto. Questo vuol dire che la povera creazione, tutte le cose create, certo, la divina volontà soffre la passione nella creazione, non solo nell'umanità di Gesù. Perché noi vediamo la biochimica della creazione, vediamo le cose naturali, ma non riceviamo l'atto di volontà divina contenuto in ogni cosa creata. Vediamo la luminosità del cielo, ma non riceviamo l'amore infinito, l'amore smagliante, l'unità di luce della divina volontà, l'atto di divina volontà chiamato sole. Vediamo il filo d'erba, lo calpestiamo, ma non sentiamo, non riceviamo l'atto della dolcezza, della carezza, dell'umiltà, della piccolezza, quest'atto di volontà di Dio chiamato filo d'erba. Vediamo la luna, oh quanto è bella la luna, ci vogliamo andare sopra la luna, la prima, la seconda, la terza volta, e quanti soldi buttati. E invece non la possediamo. Ci possiamo camminare sopra, possiamo prendere un campione di cenere, ma non entriamo e non riceviamo l'atto della pazienza, del vegliare, della dolcezza, del silenzio, della perseveranza, dell'amore materno, quest'atto di volontà divina chiamato luna. Non ne riceviamo la vita? Vediamo se non la scorza. Allora, quando la divina volontà regnerà sulla terra, potremo veramente far compiere alla creazione lo scopo per cui è stata creata e ricevere tutti gli atti contenuti in essa. Page down. C'è una sorella che dice, è come crearla di nuovo, esattamente, nel senso che l'atto creativo, il fiat filo d'erba, il fiat sole, il fiat cielo, il fiat terra, sono eternamente in atto, sono al momento in atto, sono sempre presenti, Dio li sta pronunciando adesso ed eternamente. Abbiamo detto che la divina volontà è questo stanzone, questa molecola di ossigeno è l'atto del fiat filo d'erba, che è pullulante, è vita divina. Nel momento in cui l'anima entra in questa divina volontà e fa suo questo atto, partecipa effettivamente alla potenza creatrice del fiat filo d'erba. E quindi partecipa insieme a Dio alla creazione. Non solo, ma ardita e furba, come dice Luisa, prende quest'atto e dice: filo d'erba hai creato per me, filo d'erba io creo per te. Prende possesso della potenza creatrice e dà a Dio la pariglia, come dice Gesù. Come fa una volontà divina, una Santissima Trinità, a ritrovare se stessa fuori da se stessa? Mette la sua divina volontà completa nella creatura e questa creatura, in virtù di questa divina volontà, dice: guarda Dio, guarda Padre mio, tu mi hai creato questo per me, ecco, io te lo creo per te. Felicissimo di giocarsi questo trucco, il Padre riceve dalla creatura l'atto come fosse stato appena creato.
ciò che contiene l'atto, la creatura lo può riprendere per ridonarlo al padre. Come fosse suo. Bellissimo. Come fosse suo. Magico. Allora ci rendiamo conto dell'intensità della vita interiore della voce. Per questo il Signore ci ha messo di fronte al paradosso di un'anima che non è andata da nessuna parte, è rimasta bloccata in un letto. Così non ci confondiamo che il vivere la divina volontà consista in fare questo, fare quest'altro, fondare un ordine, partecipare a un'associazione, avere un distintivo, fare un apostolato. No, no, ci ha messo di fronte al paradosso di un'anima che è inimitabile, ma ha fatto più di tutti. La sua vita è tutta interiore, perché ha ricevuto costantemente, si è cibata ed ha utilizzato gli atti della divina volontà perché si formasse il regno della divina volontà in sé, prototipo del regno. Ecco perché Luisa è la prima, la inimitabile e la unica. E nessun santo in cielo è geloso, anzi, finalmente il Signore nostro Dio ha portato a compimento, ha già ascoltato, e tutte le nostre preci, tutte le volte che abbiamo pregato il Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo e così terra, senza esattamente capire cosa chiedevamo, adesso capiamo, e ce l'ha dato, gloria a Dio. E continuano a pregare. Ecco, iniziamo a gioire profondamente della comunione con la Chiesa. La Chiesa trionfante, con la Chiesa purgante, e sentiamoci parte della Chiesa militante, facendo per la Chiesa militante l'ufficio che fa Gesù per questa Chiesa militante. Prega per tutti, si fa atto per tutti, non giudica nessuno, vuole salvare tutti. A me è dato molto quando prima ha fatto l'esempio per esempio della luna, però poi quando ha descritto la luna, ha descritto la pazienza, è come se avesse dato vita alla luna. Cioè, la luna io la vedo, ma ho visto come l'anima della luna, cioè la creazione. Bellissimo. Ecco, adesso noi stiamo girando la vita pubblica di Gesù, adesso vediamo la divina volontà e lo Spirito Santo, stiamo nell'unità della divina volontà e ci attira nella luna. Certo, assolutamente sì. Allora, e poi andiamo avanti, un giro nella creazione lo facciamo. Cominciamo ad abituarci a vedere, a capire, a vivere le cose create non come oggetti, come cose, ma come atti divini. Cos'è un atto divino? L'atto divino è la manifestazione di una vita divina. La nostra vita umana è una successione di atti. Tutto ciò che Dio fa non è in successione perché è nell'eternità, ma l'atto chiamato luna è parte della sua vita divina. Allora se io non visito questo atto, se non lo ricevo, se non lo mangio, se non lo comprendo, se non lo uso, mi manca un pezzo di vita divina. Ecco, quello che è la stessa cosa per gli atti di Gesù nella redenzione. L'atto di Gesù di venire tentato adesso nel deserto non è un atto, una creazione naturale, è una creazione spirituale che è depositata nella divina volontà. Entriamo in questo atto. A che scopo? Allo scopo di farlo nostro. Allo scopo di vincere le tentazioni con la potenza di una divina volontà.
allo scopo di prendere possesso della risposta dell'atto di Gesù alla tentazione. C'hai fame? So 40 giorni che non mangi. Ma lo sai che se solo tu volessi, queste pietre diventano pane? Te le ricordi le focaccine al burro e miele di tua madre? Dai, fattene una. Questo è il nemico. Che ti costa? Guarda quel cactus. Può diventare un'otre piena di acqua, zampillante. Su, dai, sei Dio. Get behind me, va dietro. E Gesù non si mette a chiacchierare. Gesù non si mette a chiacchierare o a negoziare. E se non lo fa Lui, che è Dio, quanto più noi, che a volte vogliamo metterci a dialogare con il demonio come se lui non fosse 3.000 volte più furbo e più articolato di noi. Usa il Deuteronomio, dice, è scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Dice, figlia mia, chi sta del tutto nella mia volontà non è soggetto a tentazione. Del tutto. Perché il demonio non ha il potere d'entrare nella mia volontà. Egli però volle essere tentato per racchiudere in sé la potenza della sua stessa parola, che è la sconfitta del nemico. Provaci, dice Gesù a Luisa, a uscire dalla mia volontà e vedrai quanti nemici ti piomberanno addosso. Vogliamo stare al sicuro? Lo vogliamo chiamare il manto blu di Maria Santissima? È la divina volontà. Stiamoci lì sotto, lì dentro. Dentro l'umanità di Gesù, fondiamoci parte per parte, più volte al giorno, nella umanità di Gesù. La mia mente nella tua, la mia memoria nella tua, la mia volontà nella tua, i miei sensi nei tuoi, i miei passi nei tuoi, continuamente, incessantemente. Perché se provo a distrarmi, e dire adesso ho fatto, una volta Luisa dice, ho fatto tutta questa mia giornata, che mi resta da fare, Gesù? Ma mi faccio... Come che ti resta da fare, figlia mia? Ti resta da fare il tuo l'atto, l'ultimo atto di fusione nella mia volontà. Luisa non aveva fatto altro tutto il giorno. Quanto più noi. Allora, attenzione massima. Per questo non stiamo parlando di una cosa bella, il ritiro... Scordiamoci le parole catechesi, meditazione. Questo è il compimento del fiat divino sulla terra. Grazia più grande il Signore non ci può fare. C'è qualche merito da parte nostra perché stiamo qui, perché stiamo arriti? No. Perché se qualcuno non fosse, non avesse... si fosse sacrificato, se la mia mamma non avesse versato tante lacrime, se qualcuno non fosse morto per me, non avesse dato la vita per me, non avrei potuto ricevere quella grazia. E così continua la catena. Togliamoci anche l'abitudine del loro, noi e loro, perché la gente, perché i politici, no. Non è un linguaggio degno dell'anima che vive nella divina volontà. L'anima che vive nella divina volontà vuole farsi tutto per tutti. E Luisa dice, Gesù, sono i tuoi figli, le tue care immagini, fatti conoscere a loro come ti sei fatto conoscere a me. Sicuramente non ti potranno dire di no. Dai a loro tante grazie. È Lui che conosce il cuore dell'uomo.
È Lui che conosce la croce recondita in ogni uomo. È Lui che conosce il difetto e la virtù dell'uomo. Era bello quello che diceva il Padre prima, adesso applicato in generale, non a circostanze, eccetera, ma basta puntare il dito. Ecco. Allora, tuttavia, anche se noi non viviamo ancora del tutto nella divina volontà, quindi siamo ancora soggetti a tentazione. Qualcun altro? Sorry about that. Non dobbiamo scoraggiarci se noi siamo ancora soggetti a tante tentazioni e siamo ancora tanto deboli. Gesù sostituisce a tutto quando la creatura, per quanto debole sia, è però ferma e determinata nel volersi riordinare e lasciarsi riordinare da Lui. Addirittura arriva a dire a Luisa, cioè all'anima, figlia mia, qualche volta permetto la colpa in qualche anima che mi ama per stringerla più forte con me, per obbligarla a fare cose maggiori per la gloria mia, perché quanto più le dono, permettendo la stessa colpa per intenerirmi di più delle sue miserie e per maggiormente amarla, colmandola dei miei carismi, tanto più la stringo e la costringo a fare cose grandi per me. Questi sono i miei eccessi d'amore. Allora, nella nostra colpa non abbiamo il diritto di flagellarci. Abbiamo soltanto il dovere di scattare in piedi e di chiedere perdono e di ricominciare da capo. Neanche un nanosecondo dobbiamo perdere. Ma io non ce la faccio, ma io così. Ma io, dice Gesù, l'anima che vive nella mia volontà non pensa a se stessa. Gesù, ma tu pensavi a te stesso? Chiede Luisa. Che domanda spropositata. Come faccio a pensare a me stesso? Io ho tutto. Se pensiero mi compunge, mi prende la salvezza delle anime. Quando Luisa inizia a pensare a se stessa, ma io non ce la faccio, ma io così, ma io colà, bambinate, risponde Gesù. E di anime molto deboli, che pensano a se stesse e non a me, e badano alle cose proprie invece di badare ai miei interessi. Da te non mi aspetto questo. Voglio l'eroismo delle anime che, dimenticandosi di se stesse, pensano solo a me ed associandosi a me operano con me, ripetono gli atti miei per la salvezza delle anime. Ecco, poi, come stiamo a tempo? Abbiamo ancora 3 quarti d'ora. All right. No. Fratelli, vogliamo fare una pausa di 5 minuti? Ok. Mettiamo questo. Ok. Andiamo. Bene. Fratelli, siete stanchi come me? No. Allora, ecco, ringraziamo il Signore, sempre dentro questa volontà divina. Rilassiamoci, se avete la possibilità di reclinare le vostre sedie, mettiamoci in posizione di riposo e lasciamoci portare dalla divina. Oggi pomeriggio continuiamo quello che avevamo iniziato ieri. E paradossalmente ieri abbiamo iniziato subito a metterci in volo negli atti della Divina Volontà. E per scelta, perché potevamo cominciare dovunque, ma dato che c'era stata una sorta di
di progressione dai vari dipinti, addirittura da vari anni fa, la creazione, l'Antico Testamento, i prodigi di Maria Santissima, la creazione dell'uomo, la vita nascosta di Gesù, era arrivato il momento della vita pubblica. Quindi magari in una testa c'è questa progressione, ma è chiaro, il giro non finisce mai, continua sempre. Stamattina invece siamo entrati nell'area delle disposizioni, nel senso che, come dire, da una parte siamo chiamati a partecipare agli atti della divina volontà, d'altra parte però dobbiamo capire che significa vivere nella divina volontà per poter fare questi atti. E quindi questi due temi, l'area delle disposizioni, vedi primi 11/12 volumi di Luisa, e l'area del operare nella divina volontà, farci tirare su, come dice Gesù a Luisa, con una mano ti spingo, con l'altra ti tiro. Sono due dimensioni che vanno sempre insieme. Adesso, perché dobbiamo continuare a girare, io fisicamente sono molto stanca. E dico, ma che Dio, io sono stanca, non ce la faccio. Allora mi ricordo invece quello che diceva Luisa. Dice, adesso mi metto a girare, e Gesù la interrompe e dice, figlia mia, per girare ci vuole, e io pensavo, ma conoscenza, preparazione, allerta, no. Ci vuole grande abbandono. È quello che ci sta dicendo il padre da un paio di giorni, il padre Giacinto, è come un torrente che si tuffa nell'altro. Allora, in questo giro che continuiamo a fare adesso, facciamolo in uno spirito di abbandono. Come diceva mia madre, non ci sta dando di niente. Mettiamoci in modalità riposo, abbandoniamoci nello spirito. Però con la volontà partecipiamo a questi atti, anche se pare che c'è una sorta di filo conduttore, però ciascuno di noi nella camera nuziale segreta dell'anima con il proprio Gesù prenderà una direzione diversa. Chi farà una narrazione, chi farà una compagnia, chi metterà un piano, chi sarà Gesù sullo stanca, ti voglio soltanto contemplare. Allora in questa modalità riposo proprio continuiamo questo giro. Così va bene, vi va a voi così? Certo. Altrimenti io... Certo. Benissimo. Allora, ecco, molto velocemente, molto velocemente, abbiamo, non so se ce ne siamo accorti, è come se ieri avessimo fatto 10 atti per sminuzzare il primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Allora siamo partiti dall'inizio, dalla separazione con Maria Santissima. Va bene? Dove vado? Gesù inizia, lascia la casa di Nazareth e dice adesso? Ecco, partenza da Nazareth, al fiume Giordano riceve il battesimo. Se li contate poi sono giusto 10. È come dire, è un continuo rosario, no? Ecco, e poi l'atto del battesimo, questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Noi abbiamo partecipato a questo atto da dentro a Gesù, non abbiamo meditato, non abbiamo ricordato, non abbiamo catechizzato, abbiamo fatto quell'atto insieme a Gesù. Addirittura dopo il battesimo ci siamo seduti sul bordo del fiume insieme con Gesù. Ricolmo dello spirito, condotto dallo spirito. Oh, che bello! Pronto, è pronto, è pronto, è pronto per andare nel deserto. Il deserto che non è soltanto il luogo delle tentazioni, come vedremo. Il deserto è il luogo del sacrificio prolungato, è il luogo della preparazione, è il luogo della riparazione del deserto sofferto dalla divina volontà per 40 secoli, ma anche il dono, come ci diceva padre Giacinto, è il momento e il tempo dell'unione con Dio, dell'unione col Padre, del deserto, del figlio con il Padre. C'è questa espressione che si usa, insomma, molto, diciamo, addentro questa espressione, la sequela, il fare deserto, ogni spiritualità c'ha queste belle espressioni, ecco. Il deserto. Allora abbiamo accompagnato Gesù in questo sacrificio prolungato dei 40 giorni per riparare
a lungo alla separazione dell'umana volontà dalla divina per 40 secoli, riparando con l'isolamento per poter ripristinare la terra. Poi ecco il momento della tentazione. Gesù vuole essere tentato e, rispondendo con la parola divina, attingendo alle parole del Deuteronomio, lui con tre parole lo mette al suo posto, il nemico, però consente di essere tentato duramente per dare a noi la forza, per ricevere. Allora entriamo in questi atti, non per pensare alle tentazioni di Gesù, ma per entrare in quella tentazione e ricevere la forza di Gesù, non nel negoziare con il nemico, ma neanche nel fuggire, ma nel resistere. Basta uno sguardo, basta dire: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. E la seconda: non tentare il Signore Dio tuo. Quando è che tentiamo il Signore Dio nostro? Nella divina volontà, quando? Quando ci lasciamo tentare a dire: ma io non ce la faccio, ma non è per me, ma io non sono capace, ma non so che dire, ma posso fare quest'atto, ma sono troppi i volumi. No. Se Dio voleva fare una cosa difficile, ma a che pro? Ecco, allora tanta fiducia. Non tentiamo il Signore Dio nostro, perché dicevo, volete stancare anche il mio Dio? Ve lo do io, ve lo insegno. La Vergine concepirà e metterà al mondo un figlio e lo chiamerà Dio tra noi, Emanuele. E poi la terza tentazione all'idolatria. E anche qui dentro Gesù, diciamo: Gesù, vieni tu a scoperchiare dentro di me i piccoli e grandi idoli, quelli cattivi ma soprattutto quelli buoni. Quelli cattivi. Allora, l'addiction alla TV, piuttosto che alle sostanze stupefacenti, piuttosto che al lavoro, piuttosto che al computer, smartphone, queste cose qua, queste lo sappiamo, no? Però l'addiction all'idolatria della missione, l'idolatria dell'apostolato, l'idolatria della virtù. Questo è un altro regno. Noi non facciamo nulla, è Gesù che fa tutto. L'idolatria della virtù, come diceva Luisa, e Gesù diceva: ci sono le anime che mettono tutta la santità nell'obbedienza, e poi se non c'è chi le comanda, non sanno che fare. Invece la mia divina volontà mantiene l'anima continuamente esercitata, anche dormendo. Anche dormendo possiamo riempire di lodi eterne nello spirito cielo e terra. Prima di addormentare, Gesù, io voglio dormire nella tua divina volontà, perché anche Gesù ha dormito. E dice Gesù a Luisa: sai perché ha dormito? Perché nessuno avrebbe timore di uno che dorme. Ecco, non voglio far timore a nessuno. Allora vieni a dormire, vieni a riposare nella divina volontà, per trovare quel riposo del settimo giorno della creazione, che è il regno della vita. Già mi sto a dilungare. E poi Gesù ritorna vittorioso dal deserto. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero della buona novella. Ecco, la nuvoletta che sta lì è l'anima che rispecchia in ogni atto gli atti che fa Gesù. Allora Gesù avrà perso chissà quanti chili dopo 40 giorni di digiuno. È maciato, assetato, ma fiero, vittorioso, con una schiera di angeli, trionfante, che bello. E diceva Padre Pio: l'effetto della tentazione è come quello della lascivia, della panchina. E lui dopo questo, che bello, no? È la gioia dopo il sacrificio compiuto. E lui pronto ad essere pronto per tuffarsi nella mischia, per iniziare la sua vita pubblica. E l'anima, con le orme di Gesù, come un salvato, lo segue passo passo. E abbiamo detto che questi passi sono gli atti che noi facciamo, un atto dopo l'altro. Noi viviamo in un ambiente sequenziale, allora facciamo un atto dopo l'altro, senza mai stancarci. L'ultima era la chiamata degli apostoli. Prima chiama Pietro e Andrea, che stanno a pescare, dice: ma che state lì con le reti in mano? Venite, vi farò pescatori d'uomo.
le nostre reti sono i nostri problemi, siamo lì a cercare di rinacciare tutto da noi, quando Dio ci vuole fare nuove tutte le cose. Io sono là a rinacciare e Lui vuole essere una nuova tela. Allora, in queste tele, mettiamoci noi in Andrea, in Pietro, e riceviamo questa chiamata. Diamo queste reti, buttiamo via le reti e seguiamo Gesù. Stacchiamoci un attimino dall'albero di fico dove ci siamo appoggiati insieme con Nataniele ad osservare la scena da lontano. Sembriamo proprio noi dei fichi appesi, ma tutti che cadono per terra. Gesù, sai, ho visto? Maestro, io ti ho visto quando ero sotto l'albero di fico, io ti ho visto, ma vedrai cose molto più grandi di queste. Ah, davvero mai visto? Vedrai cose molto... Tu vedrai il figlio dell'uomo scendere dalle nubi. Wow! Ecco, allora lasciamoci sorprendere e chiamare da Gesù, anche quando ci assonna chiusi, ci vogliamo appoggiare all'albero di fico. E finalmente, ecco, anche così, tante faccende affaccendate, riceviamo anche la chiamata di Matteo, il pubblicano. Mentre siamo al nostro banchetto, ecco, Gesù viene, lui sbaraglia tutto, lascia tutto e lo segue. Anche noi non abbiamo paura di farci sconvolgere la vita per Gesù, perché lo sconvolgimento sarà tutto interiore, tutto interiore. Adesso che succede? Adesso appunto è la chiamata per ciascuno di noi. Dimmi, Luisa, vuoi vivere nella divina volontà? Ecco, questa è la chiamata. Adesso mi sposto un'altra postazione. Ecco, abbiamo concluso questo primo tratto degli atti luminosi, abbiamo sminuzzato, come dire, l'atto del battesimo al Giordano, e addirittura siamo andati anche con Gesù nel deserto e siamo ritornati vittoriosi e abbiamo partecipato alla chiamata, abbiamo risposto alla chiamata, addirittura abbiamo chiamato con Gesù e siamo stati chiamati in Gesù. A tutto vogliamo partecipare, a tutto, noi stiamo facendo questi atti, per questo vi dico, mettiamoci comodi, fa tutto Lui, ok? Bene, qual è il prossimo passo? Non so se qualcuno di voi ha letto magari Maria Valtorta o gli scritti di Maria Valtorta, anche lì rivelazione privata, eccetera. Ma mi colpisce la frase che dice Gesù ai primi discepoli, prima di andare alle nozze di Cana, dice: andiamo a fare felice mia madre. Bene, qual è il prossimo passo? Non so se qualcuno di voi ha letto magari Maria Valtorta o gli scritti di Maria Valtorta. Anche lì rivelazione privata, eccetera. Ma mi colpisce la frase che dice Gesù ai primi discepoli, prima di andare alle nozze di Cana, dice: andiamo a fare felice mia madre. Dice così, che bello, andiamo a fare felice mia madre. Ecco, quindi Gesù e Maria acconsentono, come dice Gesù, dispongono a che vengano invitati a queste nozze, perché non era una semplice festicciola quella che volevano fare, ma un atto profondo, un atto sostanzioso che deve compiere degli effetti magnifici, e questo atto lo facciamo adesso insieme con loro. Però prima di tutto, prima di stare già al banchetto, io non me posso perdere il momento in cui Gesù e Maria si incontrano dopo 40 giorni. Ecco, e voglio... Immaginiamo lì, erano mezzi parenti, dicono i signori di Cana. E Maria sta già lì in casa, magari aiuta a preparare le stoviglie. Poi ecco, arriva Gesù, arriva con i discepoli. In Maria Valtorta, questo però non è tanto rilevante, si dice che Gesù ci andò con Giovanni e Giuda Taddeo.
Nel Vangelo leggiamo con alcuni discepoli. E qual è questo saluto? Baci, abbracci, mamma, da quanto tempo figlio mio, quanto sei smagrito, madonna mia, non hai mangiato niente questi 40 giorni. No, troppo amore, troppo amore, troppo amore per parlare più di una parola. Mamma, figlio mio. Addirittura in Maria Valtorta si dice che il saluto che si scambiarono senza neanche toccarsi, solo Maria Santissima gli sfiora i capelli, con un amore infinito, ma con quella dignità, con quel pudore, mentre gli altri, Gesù, da quanto tempo così fa? Lui era stato 40 giorni nel deserto, Maria sapeva l'entità e gli atti, Maria era stata nel deserto insieme con lui, l'ha seguito dappertutto, è così l'anima che vive nella divina volontà. Che doveva fare? Ah, che bello, vero, siamo al matrimonio! No! In Maria Valtorta si salutano con un pace a te, shalom. Che meraviglia! Ecco, allora in questo atto in cui noi vogliamo entrare, ciascuno nella sua stanza segreta, entriamo in questa corrente d'amore tra Gesù e Maria. Però entriamo in questo amore divino, che è amore sodo, amore dignitoso, amore serio. Dice Gesù, figlia mia, l'anima veramente amante non si contenta d'amarmi con l'ansietà, coi desideri, con gli slanci, ma allora è contenta quando giunge a farne suo cibo e quotidiano nutrimento. Allora l'amore si fa sodo, serio, e va sperdendo quelle leggerezze d'amore a cui la creatura è soggetta. E siccome ne fa suo cibo, è diffuso in tutte le membra, e stando diffuso in tutto, ha forza di sostenere le vampe dell'amore che la consumano e le danno vita. Ecco, l'amore di Maria Santissima era talmente grande che non poteva urlarlo ai quattro venti, troppo grande. Mi ricorda, anzi, è come un atto gemello, l'atto della resurrezione di Gesù, quando lei dà conferma, sì, davvero è risorto. E sta silenziosa, seduta. E Maria Valtorta dice quasi, mi sorprende questo silenzio della Vergine. Che meraviglia! Era la felicità, la gioia, era sublime, estrema. Questo è l'amore dei beati in cielo. Questo è lo stesso mio amore. I beati bruciano, ma senza ansietà, senza strepito, con sodezza, con serietà ammirabile. Immaginiamoci di quanto sono belli i beati, i santi del cielo. Quando vediamo quei santini, no? Quelle rappresentazioni, sono rapiti, ma c'è qualcosa di loro, ecco, che è serio, è sodo. Non stanno lì a dire, li vediamo sempre, non lo so. Ricordiamoci, non lo so, una foto di Gemma Galgani, piuttosto che un San Brunone di Colonia, piuttosto che Saint Elantoni d'Egitto, il padre di tutti gli eremiti. Questo è il segno se l'anima giunge a nutrirsi d'amore, quando più perde le fattezze dell'amore umano. Che se si vedono solo desideri, ansietà, slanci, è segno che l'amore non è il suo cibo. È qualche particella di sé che ha dedicato all'amore, onde, non essendo tutta, non ha forza di contenerlo. E fa quegli slanci d'amore umano, essendo queste tali molto volubili, senza stabilità nelle cose loro, invece le prime sono stabili come quei monti che mai si smuovono.
con quest'atto siamo entrati in quello shalom, pace a te, tra Gesù e Maria, quando Gesù sale le scale che portano alla terrazza della casa di Cana. Di solito le feste vengono fatte in terrazza, c'è una scaletta esterna, le case sono dei cubi, stanno tutti lì ad aspettare, pare che sia lui lo sposo per il suo portamento regale e la sua presenza che domina. Pace a te, madre. Grazie, Mamma Santissima. Infondi in lui quest'amore sodo, quest'amore serio, quest'amore dei beati, quest'amore di cielo, quest'amore costante. Pegida. Bene, siamo allo sposalizio. E perché Gesù e Maria permisero di essere invitati a questo sposalizio? Qual era lo scopo di questa celebrazione? Ecco, entriamo nello scopo primario di quest'atto. Nostra Madre Celeste dice: ci andammo non per festeggiare. Scusate, mi viene da ridere, ma ve lo devo confessare. Ogni tanto ho sentito delle meditazioni del Santo Rosario in cui si parlava di Nostra Madre Santissima che ballava, danzava alle nozze di Cana. A volte tu senti queste meditazioni, dici, ma no, aspetta, questa non è mia madre. No, io lo so perché c'è andata, lo so come si è comportata, lo so che ha fatto, lo so che disposizione aveva e so che sguardo aveva. Ci andammo non per festeggiare, ma per operare cose grandi a pro delle umane generazioni. Mio figlio prendeva il posto di padre e di re nelle famiglie. Io prendevo il posto di madre e di regina. Entriamo in questo atto anche noi, per compiere quest'atto di riparazione, di ricostituzione della regalità della famiglia, della sacralità e la santità della famiglia. Con la nostra presenza rinnoviamo la santità, la bellezza, l'ordine dello sposalizio formato da Dio nell'Eden, cioè di Adamo ed Eva, sposati dall'Ente Supremo per popolare la terra e per moltiplicare e crescere le future generazioni. Il matrimonio è la sostanza dove sorge la vita delle generazioni. E mi costituivo, dice Nostra Madre Santissima, regina delle famiglie, ed impetravo la grazia che il fiat divino, sempre quello ci aveva in testa, Nostra Madre Santissima. Quello è lo scopo. Gesù e Maria fissati, quella è la fissazione loro. Come dice Gesù, la passione predominante. Non c'è cosa che abbiano fatto o detto internamente o esteriormente che non avesse come scopo ultimo il regno della volontà divina, come in cielo così in terra. La stessa redenzione è strumentale, è necessaria, è quello che deve essere manifestato prima. Ma il fine ultimo, lo scopo ultimo è ripristinare lo stato dell'uomo a quello di origine, dove una volontà divina regna nella creatura come legge? No. Come disposizione? No. Come grazia santificante? Meglio, ma ancora no. Come vita. Questo ci avevano in mente loro. No confusion, no distraction. That's it. Impetravo la grazia che il fiat divino regnasse in esse, per avere le famiglie che mi appartenessero e io tenessi il posto di regina in mezzo a loro. E guardavo i secoli futuri. Adesso, tutto, adesso,
questo momento, questa stanza, le nostre anime, i nostri atti uniti al suo. Come faceva in quel, come faceva lei a darlo così? Vai figlio, vai, ti voglio morto e morto crocifisso. Perché vedeva lo scopo, vedeva il fine ultimo, vedeva noi suoi figli che avremmo voluto dire sì a questo regno. E questo era, come dice Gesù, conforto contro ogni durezza umana. Guardavo i secoli futuri, vedevo il regno della divina volontà sulla terra, guardavo le famiglie ed impetravo a loro che simboleggiassero l'amore della Trinità Sacrosanta, per fare che il suo regno fosse in pieno vigore. La vocazione alla famiglia, la vocazione al matrimonio è, udite udite, la più complessa, la più difficile. Non si può dire più alta, più bassa, così. Tutte le chiamate sono altissime. Ma soprattutto in questi tempi dove la strategia è quella della distruzione della famiglia, la costituzione di una nuova famiglia è associata e accompagnata alla grazia tale ed è una chiamata suprema, suprema. Per questo non si fa pazzitella. Silenzio. Ecco, ma dopo tutto era una festa di sposalizio in una comune ordinaria famiglia della Galilea. Il vino scorreva, ragazzi, ma assai, assai proprio. Mica si mangiava come mangiamo noi all'Osi in Betania. No, no, lì il pasto normale era un pochino di le mele avvizzite, le noci quando va bene, l'agnello due volte all'anno, un pochino di acqua melata, le focaccine, ma insomma, quando è si banchetta? È rarissimo, è raro raro proprio, quando è che si beve? Ancora più raro. Il vino scorreva a torrenti e così pure le conversazioni e le risate gioiose. E non mi sorprende pure qualche battutaccia, qualche cosa, è normale, succede, no? Ecco. Ma come si comportavano Gesù e Maria durante questa festa? Allora entriamo, vi va di entrare in questa roba, questa musica giudaica, queste danze, queste cose così, loro stavano seduti al tavolo, Maria come al tavolo con gli sposi, le donne, le altre donne magari separate, soltanto Maria e la sposa, Maria e Gesù, gli sposi, i discepoli, l'onore di stare ad un altro tavolo separato, magari ecco, qualche battuta, qualche risata di troppo. Qualche volgarità, perché no, Gesù e Maria fanno finta di non sentire, ovviamente. E entriamo in questo atto. Perché ci serve questo atto? Perché ogni giorno noi ci troviamo in circostanze, che sia l'ufficio, che sia in chiesa, che sia uno sposalizio, che sia il supermercato di Pasqua. Ci siamo. Mentre lei sceglie i prodotti. Che sia qualsiasi circostanza, come si comportavano Gesù e Maria? Entriamo in questo atto, mangiamocelo, sempre in modalità riposo, pieno abbandono. Chi vuole farsi una pennica, ragazzi, andiamo, non c'è problema. La Vergine Santissima insegna all'anima come tenere il suo sguardo interiore fisso in Gesù, la bellezza dell'anima interiore. Perché in realtà, per esempio, Maria Valtorta descrive la scena come Gesù che parla poco, ma non è sdegnato, se gli fanno qualche domanda risponde, e Nostra Madre Santissima ha occhi solo per lui, così,
pende dalle sue labbra e pende dal suo sguardo. Giovanni, il grande amatore di Gesù, l'anima bella pura anche lui, tra Gesù e Maria. Però lui, Giovanotto, diciamo appetito gagliardo, pure lui ci dava dentro. Gli unici che non ci davano tanto dentro, con le pappardelle, come dicevamo oggi, erano Gesù e Maria. No, ma questi sono fatti veri, Scusate se vi sembro triviale, ma sono atti veri. Poi un giorno di là vivremo proprio questa realtà della scena, non avremo bisogno di Zeffirelli o di mistici o di altri. Allora però entriamoci già adesso in quest'atto, così quando lo vivremo saremo tanto presenti da sentirne la gloria, la gioia, l'amore, la potenza di farlo nostro, di essere noi a guardare Gesù. Nostra Madre Celeste dice e insegna: tieni il tuo sguardo fisso nel tuo interno, sopra di lui, nonostante il baccano, i tamburelli, i cembali, il vido, eccetera, eccetera. Non ti imbarazzare se non ti dice niente o se non saprai dire nulla. Oggi c'è una sorella che diceva: ma io non so dire, ma io ho paura di sbagliare. Non ti imbarazzare se non ti dice niente o se tu non sai dire niente. Gesù non ha bisogno delle nostre parole. Gesù conosce la volontà e l'anima meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Anzi, senza parole è ancora meglio fare gli atti. Guardalo solo nel tuo interno, che col guardarlo comprenderai tutto, farai tutto e soddisferai per tutti. Oh, nostra Madre Santissima che ci insegna a tenere lo sguardo fisso in Gesù. Non ti preoccupare se non ti dice niente, stai davanti a Gesù esposto nel Santissimo, a Gesù in carne e ossa, corpo, sangue, anima, divinità. E pare che non ti dica niente. Lui guarda te, tu guardi lui. Non ti imbarazzare se non sai cosa dire. Ovviamente sto parlando anche per me, aiuto. Questa è la bellezza dell'anima interiore, che senza voce, senza istruzione, siccome non c'è nessuna cosa esterna che l'attira o l'inquieta, non è che si provava un particolare interesse nelle conversazioni che si facevano in quel consesso, no? Il vino scorreva, quindi chissà di quante cose si parlava. Ma che voleva fare questa Madre Santissima se non perdersi nello sguardo di Zaffiro di Gesù, che più delle volte teneva gli occhi bassi? Facciamolo nostro questo atto. Entriamo in questa corrente d'amore. Facciamoci Maria per Gesù. Facciamoci Gesù per Maria. E siccome non c'è nessuna cosa esterna che l'attira o l'inquieta, ma tutto il suo attiramento, tutti i suoi beni stanno conchiusi nell'interno, facilmente, col semplice guardare Gesù, tutto intende e tutto opera. Poi ricordate ancora chi di noi è avvezzo a fare, ripetere le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Nelle riflessioni pratiche ancora scritte da Luisa dice: immaginiamoci anche di stare a tavola vicino a Gesù Cristo. Queste si riferiscono alla cena legale, no? Noi stiamo nelle nozze di Cana, sempre a tavola stiamo. Ed ora di dargli uno sguardo, ora di pregarlo di dividere con noi un boccone, ora di baciare un lembo del suo manto, ora di contemplare il muoversi delle sue labbra, dei suoi occhi celesti, ora di notare il subitaneo annuvolarsi del suo amabilissimo volto quando prevede tante umane ingratitudini. Ecco, mettiamoci in questo atto. Grazie Madre Santissima, che bello stare
nei mari degli sguardi di Maria Santissima. Tempo di miracoli, page down. Ecco, però Nostra Madre Santissima non è che le sfugge qualcosa, Non è che la sua continua contemplazione la distrae dai bisogni dei suoi figli, anzi, tutto il contrario. Prima ancora che si esprima il bisogno, lei già sa quello di cui abbiamo bisogno. E dice, qui c'è qualcosa che manca. Qui la festa può andare a rotoli. Ha capito tutto, ha visto tutto. L'andiamo a far felice mia madre di Gesù prima di arrivare a Cana, era proprio questo, andiamo a renderla la iniziatrice di ogni mio prodigio, di ogni mio miracolo, di ogni iniziativa, a gloria mia e a bene dei figli. Iniziamo a farle dispiegare la sua maternità nei nostri confronti. Figlia mia, dice Gesù, il mondo sta come bruciato. Non vi è chi versi su di loro quell'acqua pura, o diremo anche quel vino, che li disseti. E se bevono, è l'acqua torbida della loro volontà che li brucia di più. Gli stessi buoni, i figli della mia Chiesa, che cercano di fare il bene, dopo aver fatto il bene, non sentono la felicità del bene, ma piuttosto il peso del bene che porta loro la mestizia, la stanchezza. E come un po' ci si sente adesso nella santa. Immaginiamo se non sapessimo chi va a vincere, come va a finire, se non avessimo questa grazia di conoscere gli scritti, di conoscere il regno della Divina Volontà, di conoscere come la Divina Volontà vuole regnare nella creatura. Ammazza che demoralizzazione! Perché manca nello stesso bene la vita del mio Fiat, che contiene la forza divina che toglie qualunque stanchezza. Manca la luce, il calore della mia volontà, che tiene virtù di svuotare qualunque peso e raddolcire tutte le amarezze. Manca la rugiada benefica del mio Fiat, manca il vino che sempre sorge dal mio volere. E perciò bevono e bruciano ancora di più. Vedi dunque com'è necessario che le sue conoscenze siano conosciute. Tutti, dice Gesù, tutti nella Chiesa, anche quelli che si dicono più buoni, tutti. Penso ai tanti movimenti ecclesiali che hanno fatto il boom, non lo so, negli anni 60. Pensate ai Focolarini, che bello, che meraviglia, Chiara Lubick. Pensate, non lo so, ai Carismatici. È bellissimo, è stupendo, tanti movimenti ecclesiali. Tutti, o tanti gruppi che si formano. Tutti sentono, anche quelli che si dicono buoni, che gli manca una cosa necessaria, sentono le loro opere non compiute e tutti sospirano un altro bene, ma essi stessi non sanno che cosa sia. È la pienezza e totalità del mio Fiat divino che manca agli atti loro. Per questo esso sospira che sia conosciuto per portare la sua vita e il compimento alle opere delle creature. Ecco che Nostra Madre Santissima vuole ottenere per noi questo vino divino, questa ebbrezza della Divina Volontà, questo oppio,
come lo chiama Gesù nel volume 11, un oppio per cui prendendolo lui può fare un'operazione. Adesso toglie una cosa, adesso amputa un'altra, adesso ripara questa cosa, adesso rimette una valvola e noi ci risvegliamo con gli effetti dell'operazione compiuta. Dice, ma mentre l'oppio che si prende nelle operazioni chirurgiche non si può, non sta sempre sotto anestesia e morfina, ci rimette le pene. Invece l'oppio o vino inebriante della mia volontà, più ne prendi e meglio è, e più è gratuito. E ci si trova poi, ci si risveglia con gli effetti dell'operazione compiuta. E allora nel più bello del pranzo, dice Nostra Madre Santissima, mancò il vino e il mio cuore di madre si sentì consumare d'amore e volle prestare aiuto, sapendo che mio figlio tutto poteva. Con accenti supplichevoli, ma certa che mi avrebbe ascoltata, gli dico, figlio mio, gli sposi non hanno più vino, la mia chiesa ha bisogno proprio adesso. Adesso ha bisogno di queste conoscenze. È arrivato il momento, figlio mio. Così come pronunciò quel non hanno più vino nella redenzione per inaugurare la vita pubblica di Gesù, così continua a pronunciarlo adesso. Dice, vedi Gesù che a quell'acqua torbida dell'umana volontà che si sono ridotti a bere ogni giorno, non hanno più vino. Bevono bevande zuccherate, ma non trovano la felicità. Vuole ottenere per noi il grande miracolo, perché questo ha in mente Nostra Madre Santissima, il vino inebriante della Divina Volontà. Page down. E io, sapendo certo che non mi avrebbe negato ciò che gli chiedevo, gli chiedeva la sua mamma, dico a quelli che servivano la tavola, fate ciò che vi dice mio figlio. Do whatever he tells you. Scusate. A ognuno gli esce qualcosa dallo stomaco. Figlia mia, in queste poche parole io davo una lezione la più utile, la più necessaria e sublime alla creatura. Io parlavo col cuore di madre e dicevo, figli miei, volete essere santi? Fate la volontà del figlio mio. Non vi spostate da ciò che lui vi dice e avrete la sua somiglianza, la sua santità in vostro potere. Volete che tutti i mali cessino? Fate ciò che vi dice mio figlio. Volete qualunque grazia, anche difficile? Fate ciò che vi dice e vuole. Volete anche le cose necessarie alla vita naturale? Fate ciò che vi dice mio figlio. Perché nelle sue parole, in ciò che vi dice e vuole, viene racchiusa tale potenza che come parla, la sua parola racchiude ciò che chiedete. Come diceva il padre, poche parole, ma la parola che racchiude la sostanza e l'effetto che produce. Così come l'acqua che piove non scende sulla terra senza aver fecondato, Isaia, eccetera, eccetera, per produrre e fecondare il seme che si farà pane per il coltivatore, così la mia parola non torna a me indietro senza aver compiuto lo scopo per cui io l'ho pronunciata. La parola divina contiene in sé la sostanza, l'effetto, il fiat contiene in sé l'effetto, la potenza creatrice, a differenza delle parole umane. Per questo nel ritiro, ecco, una cosa bella è farci imitatori della parola vivente che è Cristo, il Verbo incarnato, la parola incarnata, e quindi, ecco, fare in modo che anche le nostre parole siano figlie tutte, a
pranzo, a cena, in cappella, in camera, nei corridoi, tutte figlie legittime della parola incarnata. Che questa parola è espressione, è figlia del verbo, della parola. Perché Dio ha decretato di manifestarsi al suo creato tramite il verbo, ossia tramite la parola. E questa parola è un dono che il verbo ha fatto anche a noi, perché gli effetti della sua parola si possono moltiplicare nella nostra di parola. Ci rendiamo conto quanto è dignitosa, quanto è sublime, quanto è bella la parola. Mi ricordo una frase, non so se avete mai sentito parlare di padre Stefano Gobbi e il movimento sacerdotale mariano. Che sì, fece? Ci andavo tutti i mesi a Va bene, ecco, 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 nel Blue Book c'è una frase, una delle volte che mi è rimasta impresso. Nostra Madre Santissima dice: fate che ogni vostra parola sia circondata da profondo silenzio. Che bello! Se ogni nostra parola, anche mi passi il sale, che bello! Per esempio anche, ecco, questo lo possiamo mettere in pratica nella Santa Messa. A volte siamo preoccupati se la Santa Messa duri più di 28 minuti. Allora a volte, ecco, anche, e mi riferisco, diciamo, a noi, che magari ai lettori, dal libro dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi: fratelli, facciamo che ogni nostra parola sia circondata dal più profondo silenzio, soprattutto nella parola di Dio. Un respiro, no? Un respiro. Non dico la punteggiatura, ma un respiro almeno. Senza fretta. Non c'è scritto da nessuna parte che la prima lettura, il salmo responsoriale, e la seconda lettura devono essere lette a raffica come Marcel Jacobs, col primato mondiale di velocità. No. E poi dopo la seconda lettura rendiamo grazie a Dio. Alleluia! No. Non ci stiamo lamentando. Pensiamo a noi. Pensiamo a noi. Pensiamo come possiamo noi, ecco, adorare la parola. Rendere la nostra giornata, e tanto più la liturgia santissima della Santa Messa, una sacra liturgia, con le giuste pause, con i giusti silenzi. Oh, mille volte beato chi fa ciò che lui dice e vuole. Con ciò mio figlio mi dava l'onore più grande, mi costituiva regina dei miracoli. Perciò volle la mia unione e preghiera nel fare il primo miracolo. Lui mi amava troppo, tanto che volle darmi il primo posto di regina anche nei miracoli e coi fatti, diceva, non con le parole. Se volete grazie, miracoli, venite alla mia madre. Io non le negherò mai nulla di ciò che essa vuole, perché nostra Madre Santissima è volontà divina. È un atto perfetto e compiuto di volontà divina. E la volontà divina tutto può fare tranne che negare se stessa. Grazie Madre Santissima.
Vieni mamma santa, vieni mamma bella. Approfittiamo anche quando seguiamo il libro della Vergine Maria di prendere sul serio il compitino che lei ci dà a fine di ogni giornata, il fioretto e la giaculatoria. Prendiamoli davvero sul serio, perché Gesù non ci chiede cose difficili. Così come leggevamo nella Santa Messa alcuni giorni fa all'ufficiale siriano, e dice, a lui fece la grazia, dice, vatti a bagnare 7 volte il profeta, vatti a bagnare 7 volte nel Giordano, dice, ma vabbè, ci stanno fiumi uguali a Damasco, ma che devo fare queste cose? Dice, no, vai, fai queste 7 abluzioni. Dice, non si sapeva che era così semplice. Così pure. È così semplice. Allora, più è semplice e più è potente. Allora, nel libro della Vergine Maria, se possiamo, teniamocelo per tutto l'anno. Non lo facciamo, ecco, appunto, freneticamente durante solo il mese di maggio. E magari non abbiamo assimilato una lezione che già sono passate 24 ore e devo passare la successiva. No. Teniamoci magari un giorno alla settimana. Sono 31 giorni, più 6 di appendice, 37. Se pensiamo che l'anno ha 52 giorni, ecco, in un anno ci stiamo su un giorno, lo teniamo per una settimana intera. Di modo che il fioretto e la giaculatoria di quel giorno speciale, Madre Santissima, pronuncia il tuo fiat e crea in me la volontà di Dio. Madre Santissima, prendi la mia volontà nelle tue mani e trasformala tutta in volontà divina. Madre Santissima, mamma bella, racchiudimi, chiudimi nel sacro tempio della divina volontà. Sono fatti seri. Nell'appello nostra madre dice, vi insegnerò preghiere potenti, sublimi, non dice difficili, complicate. Non dice iscrivetevi a un corso di teologia. No. Mammina mia, fai sorgere l'alba della divina volontà nell'anima mia. 10 volte al giorno, 15 volte al giorno, ma sono scordata, com'era la giocolatoria? Vai a riaprire il libro. Ah, questo. E la mamma, che tenerezza. Si scioglie di tenerezza per un bimbo che vede, ma vedi quanto mi ha preso sul serio, vuole davvero, si sta sforzando, se l'è scordata, se l'è andata a rivedere. Che bello. Anche se quel testo fu scritto attorno al 1930, quando Luisa stava scrivendo il volume 30 e passa, e sembra così infantile, sembra così quasi childish, come si dice, come dire, quasi un po', ecco, infantile con un'accezione negativa, come dire, troppo da baby. Invece più si leggono le verità e più si comprende la profondità di quel libro. Questo libro è potente, figlia mia, in esso troverai tutto quello che vi manca. E se siete deboli troverete la forza. Se siete caduti vi rialzerete. Siete assetati il vino inebriante della divina volontà. Ecco, il primo miracolo è inaugurato. Io dico, continuiamo a rilassarci, a stare in modalità riposo, e facciamoci inondare da una marea di miracoli e pensiamo che ogni santo miracolo che Gesù ha compiuto durante la sua vita mortale, ognuno di questi miracoli che ha beneficiato 1, 2, 3, 4, il 5.000, il 4.000, quanti leggiamo nel Vangelo. Però lo scopo ultimo di Gesù è quello del miracolo di far regnare la divina volontà in tutti i cuori. E allora noi abbiamo il sacrosanto diritto e dovere
di entrare in questi atti per ricevere gli effetti, per ricevere la vita di questi miracoli. Benissimo. La mamma mi ha appena detto: fai ciò che ti dice mio figlio. Dico: mamma, ma che mi dice? Io non sento niente. Io sono sorda, ma non lo so, non sento, non capisco. Ci vuole un altro miracolo. Pejda. Ecco, entriamo in quest'altro miracolo, insieme a Gesù, e insieme con Gesù lo compiamo, e insieme alle creature lo riceviamo, e lo moltiplichiamo, e lo facciamo circolare. Ecco, in aramaico, quanto mi piacerebbe sentire proprio l'aramaico, no? Il suono dell'aramaico è bellissimo nella lingua, no? Per chi ha visto La Passione di Mel Gibson, che era in lingua originale, si potevano sentire tutti quei suoni gutturali. Bellissimo, che bello. Non so, magari a uno interessa un'altra cosa, a me piacerebbe sentire proprio il suono dell'aramaico, la lingua di Gesù, sentire parlare Maria proprio con la voce di Maria. Che paradiso. È fatale. Apriti. Ecco, le orecchie si sono sturate. Volume 7. Effetti della sola parola volontà di Dio. Gesù. Ah, figlia mia, pensaci un po', che ambiente di pace, di beni, contiene la sola parola volontà di Dio, volontà di Dio, volontà di Dio. Già solo che l'anima pensi di voler vivere in questo ambiente, già si sente cambiata, sente un'aria divina, una sicurezza, si sente al sicuro. Un'aria divina che l'investe, si sente sperdere l'essere umano, si sente divinizzata da impaziente paziente, da superba umile, docile, caritatevole, ubbidiente, volontà di Dio, will of God, voluntas Dei, ubbidiente, insomma da povera ricca. Già tutte le altre virtù sorgono a farle corona a questo muro alto che non tiene confine, perché come il Dio non tiene confine, così l'anima resta sperduta in Dio e perde i confini propri e acquista i confini della volontà di Dio. Facendo l'eco al Salmo, di tutte le cose belle ho visto il limite, ma la tua legge, o diremmo la tua volontà, non ha confini. Anche delle virtù umane ho visto il limite. E abbiamo visto oggi il limite delle virtù umane, soggette al perdimento di tempo, soggette alla vanagloria, soggette all'interesse, soggette al fatto di non poter essere esercitate in modo continuativo. Invece no. Io nella mia volontà, dice Gesù all'anima, la tengo esercitata continuamente, in ogni istante. Il grande bene che porta il sentire le verità. Oh, ci siamo sturate le orecchie. Volontà di Dio. Gesù, fammi sentire. Fammi sentire. Una volta, Luisa... come stiamo andando? Andiamo avanti? Siamo riposati? Bene? Ok, fine. Just checking. Luisa si trova, la viene a visitare un confessore defunto, confessore Don Gennaro di Gennaro. È stato bellissima figura, molto poco conosciuta.
uno dei confessori di Luisa, dal 1898 al 1922, immaginate, per quanti sono? 24 anni. Soltanto Benedetto Calvi l'ha battuto come periodo. Però Don Gennaro di Gennaro è stato il primo che, ispirato dallo Spirito Santo, dal Signore, ha chiesto a Luisa di scrivere tutto. E tu, il 28 febbraio del 1899, dice: «Oh, Signore mio, la santa obbedienza mi tira un altro tiro, io sono straziata come un monte insormontabile, non so se ce la faccio, ma fiat, mi è stato detto che devo scrivere parola per parola quello che passa tra me e il nostro Signore, giorno per giorno, ora per ora, febbraio 28, 1900, ti prego San Giuseppe, ti prego». E qui il primo capitolo del volume 2. Povera Luisa. Grazie Luisa. Grazie Luisa. Quanto sei bella. E Don Gennaro di Gennaro capiva l'importanza, è stato il primo a capire. Gli altri confessori, magari all'inizio, questo tutto per volontà di Dio, hanno iniziato ad assisterla, perché Gesù ha avuto sempre la presenza della Santa Chiesa tramite il confessore, che più che direttore era l'assistente, era colui che doveva assistere la vittima, dice Gesù. Quando c'è una vittima, lo vedremo dopo, io dispongo sempre che nella mia Chiesa vi sia colui che offre la vittima, che fa le cose sacre. Chi offriva la vittima nell'Antico Testamento? Aaron e i suoi discendenti. Immagina i sacerdoti dell'Antico Testamento. Facevano macellare praticamente. Quanto sangue, quanti buoi dovevano spogliare. Io leggo la descrizione, non lo so, come si dice, c'era bello scudo, poi tutte quelle bellissime descrizioni, la filattiera, lo zizzit, tutto il vestimento del sacerdote, ma dico, ma come facevano a lavarlo ogni volta? Con tutti i sacrifici, con tutta quella aspersione di sangue. Ecco, quindi sacerdote, ecco, fare portare le cose sacre, offrire la vita. E quindi quando c'è una vittima, anche Gesù disse, sotto la croce volli Giovanni, perché lui come sacerdote doveva essere presente per offrire la vittima. Anche per te, Luisa, voglio sempre la presenza di un mio sacerdote che ti deve assistere, ti deve incoraggiare, deve assorbire da te le verità. La presenza della Chiesa. Ed è la presenza della Chiesa, deve essere il depositario di queste verità. E quindi Don Gennaro di Gennaro, che l'aveva capita, appare a Luisa, lui era già defunto, e appare a Luisa e dice: dimmi, che ti ha detto Gesù? E io: mi ha parlato nel mio interno, a voce, non mi ha detto nulla. Voi sapete che delle cose che sento nel mio interno non ne tengo conto. E lui: voglio sentire anche ciò che ti ha detto nel tuo interno. Voleva che scrivesse tutto, e perché pure il Beato Annibale e il Santo Annibale di Francia, che pur non essendo confessore ordinario, ma censore straordinario degli scritti, nell'epistolario quante gliene diceva a Luisa, sotto pena di peccato, non tralasciare una virgola, perché per Luisa era martirio scrivere, non soltanto per le pene e la stanchezza fisica, ma anche per la pudicizia, la modestia, la vergogna spirituale di dover mettere per iscritto quello che passa tra lei e il nostro Signore. Soltanto la santa obbedienza poteva ottenere vittoria e un martirio tale. Voglio sentire anche ciò che ti ha detto nel tuo interno. Ok, mi ha detto questo, ma ha parlato di quello e di quell'altro. Ma mentre ciò diceva, ho visto le braccia di Gesù in forma di barchetta e io nel mezzo di essa. Il confessore, nel sentire ciò, mi ha detto: tu devi sapere che quando Gesù ti parlava e ti manifestava le sue verità, sono raggi di luce che piove su di te. E tu poi, quando le manifestavi a me,
non avendo la virtù sua, me le manifestavi a voce e l'anima mia ne restava tutta riempita di quelle stille di luce. Diciamo che Don Gennaro è arrivato più o meno fino al volume 14. Poi è morto nel 22. E quella luce mi dava più spinta, più voglia di sentire altre verità, per poter ricevere più luce, perché le verità portano il profumo celeste, la sensazione divina, e questo solo al sentirle. Che sarà per chi le metta in pratica? Ecco perciò, amavo, desideravo tanto sentire ciò che ti diceva Gesù e volevo dirlo agli altri, era la luce, il profumo che sentivo e volevo che gli altri ne prendessero parte. Se sapessi il gran bene che ha ricevuto l'anima mia nel sentire le verità che Gesù ti diceva, come ancora gocciola adesso in paradiso, di luce, espande profumo celeste, che non solo mi dà refrigerio, quindi lui era ancora in una fase purgante, ma mi serve di luce a me e a chi mi sta vicino. E come tu fai i tuoi atti nel voler divino, io ne prendo parte speciale, perché mi sento il seme che tu gettavi in me, del suo volere santissimo. C'era oggi una sorella che mi diceva, tutta mortificata, dice, ma io ero il sacerdote della mia parrocchia, gli ho dato gli scritti tante volte, ma lui è troppo occupato. Non è un problema. Pensiamo a quante persone che noi neanche conosciamo che hanno buttato il sangue a che noi un giorno potessimo magari rientrare in uno stato di grazia o ricevere o essere esposti a queste verità. Non è compito nostro e non è per noi dover valutare, misurare o ricevere la soddisfazione, l'esito dei nostri atti, come per dire, ho dato il libro a sto padre, il giorno dopo noi ci aspettiamo, ho passato tutta la notte a leggere questi scritti. Tu fai quello che devi fare, se lui non ha tempo, se ognuno ha i suoi tempi, il Signore lavora. Noi dobbiamo gettare i semini. Qual è il nostro compito? Quello di tediare? Di parere, sembrare dei fanatici? Tanto che poi dice, guarda sti fanatici da divina volontà. No, il compito nostro è di pregare e digiunare e fare penitenza. Questo, anziché andare a insistere troppo a volte. Tranquillamente. Anche Gesù, lui ha seminato, ma che ha visto i risultati della sua semina? No. E noi vediamo i risultati delle nostre semine? No. E allora, preoccupiamoci solo di seminare e scuotiamoci la sabbia dei sandali, cioè il nostro attaccamento ai risultati, il nostro attaccamento alle aspettative. Perché loro non hanno capito, perché gli ho dato i libri 20 giorni fa e ancora non mi ha richiamato. Allora, e quindi questo il bello no, di Don Gennaro Di Gennaro, che da uno stato di, ecco, di quasi completa beatitudine, perché ancora riceve il refrigerio dagli atti di Luisa, dice che bello, già solo le parole, già il bello di ascoltare volontà di Dio, no? Siamo partite dall'Effata, Effata, già ascoltare. Io stamattina dicevo a Pasqua, volavo, perché dicevo, Marina, che bello, stamattina ti siedi e ascolti, c'è stato di niente, già la bellezza di ascoltare, che sarà poi il metterle in pratica? Allora, e Luisa dice, fatemi vedere l'anima vostra, curiosona Luisa, com'è che gocciola luce?
E lui, aprendosi la parte del cuore, io vedevo l'anima di Don Gennaro Di Gennaro tutta gocciolante di luce. Quelle gocce si riunivano, si dividevano, una scorreva sopra l'altra. Era bello a vedere. E lui, hai visto com'è bello sentire le verità? Chi le verità non sente, gocciola tenebre da far terrore. Ecco, siccome Don Gennaro Di Gennaro, nostro padre, nostro fratello in Cristo, è qui, come può lui tenersi fuori adesso da questi atti nella divina volontà? Adesso che lo stiamo nominando, lo stiamo chiamando. Ma io mi immagino come gongola, altro che gocce di luce. E poi tutti gli atti che sono stati fatti, il compimento della missione di Luisa. Lui che per primo ha risposto a quella chiamata di dire: Luisa, scrivi. Ma io non ce la faccio, c'ho la prima elementare. Luisa, scrivi. Ok. Grazie, Padre Gennaro. Allora, in onore alla divina volontà, in Padre Gennaro, se non siete stanchi, quanto tempo c'è? Abbiamo ancora 35 minuti. All right. Non lo so, ecco, mi viene dal cuore. Questo è inedito, però sono dei poemetti velocissimi, brevi, che Don Gennaro Di Gennaro scriveva a Luisa, per Luisa, quando era ammalato, prima di morire. Vogliamo sentire quello che scriveva? Sì. Che meraviglia, mi commuove. Così ci abbiamo un altro fratello, un altro aiutante speciale, un altro, cioè, più chiamiamo gli atti, più i santi vi coprono con una protezione tutta speciale. Da oggi in poi Gennaro Di Gennaro si tuffa a capofitto in ogni atto che facciamo nella divina volontà. Come lui tollererebbe rimanere fuori da una beatitudine divina? Senti, Gennaro, ti ricordi quello che hai scritto? Figlia del Divino Volere, segretaria piccola del volere di Dio, appoggio dell'agonizzante Gesù nel Getsemani, barchetta luminosissima e velocissima nel tempestoso mare del mondo, ti saluto nei voleri di Gesù e Maria. Tutto è stupore. Chi vivrà vedrà. Lui era malato, si vedeva perdere un po' la terra sotto i piedi, perché dice: adesso che succederà? Io. Ed io nulla avrò e vedrò dopo i 24 anni di modesto lavoro. Tutti i giorni da Luisa, e la incoraggiava. Che ho saputo alla meglio fare di tanta mia miseria? Prega per me. Che umiltà, che bellezza. Quello che io soffro lo sa solo il Divin Volere. Vorrei fuggire il letto e vorrei scendere, ma tutto nel volere di Dio. Prega, prega per me tribolato. E poi una parte che mi stringe il cuore, scrive Gennarino, Padre Gennaro. E no, ragazzi, è proprio lui. Sentiamo qua, entriamo in questo atto. Il tuo libro l'ho tenuto sul petto e sotto il guanciale, come un sacramento. È pensare, no? La riverenza anche fisica per questi scritti. Non fare giocare a carte a briscola, adesso vi do album 30, album 32, di qua e di là, 4 carte a te, 3 carte a me. No. Il tuo libro l'ho tenuto sul petto, sotto il guanciale, come un sacramento. Ho cercato ardentemente grazie spirituali. Per le temporali, cioè la sua guarigione fisica, mi sono messo nel Divin Volere. Va bene così? Povero, tribolato e abbandonato. Punto. A capo. Il cuore in fiamme. Finisce lo sperte. Che meraviglia. Di
se non facciamo così, non lo chiedessimo. Mi veniva da dire una cosa bruttissima, banalissima. La dico, però poi cancellatela, perché quello che abbiamo sentito è troppo bello, troppo sublime. Però ecco, nella mia nullità ve lo dico. Sentite qua. Che bella figura di sacerdote. Grazie per la risata. Che meraviglia, ragazzi, che splendore. Volontà di Dio, che bello, l'ho sentita, la voglio gustare, che bello queste parole, sì, voglio sentire, però ecco, non riesco a comprendere pienamente, non riesco a leggere i caratteri di questa volontà di Dio, che sono impressi dovunque, non capisco, sento, ma sono ancora cieco. Page down. Ecco, abbiamo bisogno di un altro miracolo, ed è questo il miracolo che Gesù ci fa adesso, in questo momento. Entriamo in Gesù e lo facciamo insieme con Lui. Nel volume 11, l'anima che vive nella divina volontà è il piede del missionario, è la tolleranza dei calunniati, è l'autorità dei leader, è la pazienza dei sofferenti, è l'eroismo degli eroi, è il martirio dei martiri, è la santità dei santi, è la vista dei ciechi. Gli altri fanno i miracoli, lei ha la potenza creatrice che fa fare i miracoli, lei se ne sta nascosta e fa fare i miracoli. Allora stiamocene in Gesù mentre fa i miracoli e riceviamo questo miracolo della vista per noi e per tutti, che non so voi, ma io sono ancora abbastanza ciecata. Ecco, anche gli stessi miei miracoli che io feci nella mia vita pubblica non erano altro che richiamare il regno del Fiat Supremo in mezzo alle creature. Se davo la vista ai ciechi, il mio primo atto, la fissazione di Gesù. Gesù, ma sei fissato? Certo, figlia mia, è la mia passione preponderante. Dove vuoi che io vada a parare, se non dare la vista per vedere i caratteri d'oro impressi sulle mura della Gerusalemme celeste, la divina volontà? Se io davo la vista ai ciechi, il primo atto era di mettere in fuga le tenebre dell'umana volontà, causa primaria della cecità dell'umana, dell'anima e anche del corpo. E la mia luce illuminasse le anime di tanti ciechi affinché ottenessero la vista di guardare la mia volontà per amarla, affinché anche i loro corpi fossero esenti dal perdere la vista. Ecco, si parlava oggi per esempio anche della creazione. Dice, a me ecco, mi riesce più facile entrare negli atti di Gesù, ma andare, non so, una sorella diceva, andare nella creazione, ecco, la divina volontà ci fa il miracolo di darci la vista, di andare oltre la scorza, la morfologia, la biochimica delle cose create e incontrare in esse l'atto della divina volontà, l'atto sole, l'atto mare, l'atto luna, sono atti di volontà divina. A un certo punto la terra e il cielo passeranno, ma la mia volontà, la mia parola, il mio fiat non passerà. Pertanto l'atto fiat sole è tutto l'amore, lo splendore, la sapienza che Dio ha messo, è l'estasi, la luce di verità che ha messo nella creazione del sole naturale, non passerà, è un atto che eternamente è in atto ed è per noi da riceverlo. Allora riceviamolo qua sulla terra, riceviamo il seme di questo atto, così ne possiamo godere più in cielo. Questo per fare una parentesi, no? Più atti facciamo nella divina volontà, e più, dice Gesù, come l'anima viene circondata da una nube di luce. Questa nube di luce, mi ricorda il cerchio di fuoco che circonda Maria Santissima, la nube che seguiva sempre gli ebrei, il loro accampamento,
ecco, la nube di luce, rende all'anima estranea alla terra. Che bello! Più atti facciamo nella divina volontà, più ci sentiamo in esilio. Ed è giusto che sia così. Siamo in esilio. Ci distacchiamo. Più l'anima perde gusto e attaccamento per le cose e persone di qua giù, e più acquista la vista penetrante, acuta, della divina volontà, la vista dell'aquila. Bene, comincio a vedere, un pochino, dai. Adesso dico che bello, poi a un certo punto abbasso lo sguardo, ecco, ma, oddio, vedo anche me stessa. Orrore, sono tutta una piaga. Io vedo quanto sei bello, comincio a vedere lo splendore della divina volontà, comincio a sentire e a vedere queste verità, comincio a capire l'amore, però se mi guardo, Gesù, io sono lebbrosa. Felicità, altro miracolo. Se tu sapessi quanto io soffrivo nella mia vita pubblica, quando mi si presentavano innanzi a me ciechi, muti, lebbrosi, perché riconoscevo in essi tutte le esalazioni dell'umano volere, e come l'uomo senza del mio si deforma nell'anima e nel corpo, perché solo il mio fiat tiene virtù di conservare le opere nostre integre, fresche e belle, come uscirono dalle nostre mani. Ogni mia verità sul mio eterno volere contiene la potenza e la virtù più prodigiosa. Le saneranno dalla lebbra che ha prodotto l'umana volontà. Ecco, pensiamo come abbiamo ridotto il corpo mistico di Cristo. L'abbiamo ridotto ad un corpo lebbroso. Se pensiamo poi in un altro posto, dove Luisa dice, Gesù, ma nel tuo corpo mistico, quale sarà la posizione delle anime che vivranno nel tuo volere? Uno immagina il cervello, il cuore, no? Gesù dice la pelle. La pelle è l'organo più grande. La pelle è l'organo più grande che si rinnova continuamente, quindi è continuamente neonata. Durante la nostra vita non so quante volte cambiamo pelle, altro che serpente. È l'organo più grande, è l'organo che tiene tutti insieme, quindi fa unità, ed è l'organo che consente la circolazione del sangue a tutte le membra. Allora, quanto abbiamo bisogno di guarire dalla lebbra della umana volontà per costituirci pelle del corpo mistico di Cristo, pelle lucente, pelle splendente, pelle sana. Che cosa significa poi, dopo quel miracolo, no? Nel Vangelo, vabbè, c'è una volta che dice di quei 15 che sono stati curati, solo uno è tornato indietro a ringraziare. E poi Gesù, dopo che ha curato un lebbroso, dice, stende te sacerdoti, negli scritti lo dice in latino perché allora nel Vangelo si leggeva ancora in latino, vai e mostrati al sacerdote. E Gesù dice, ha due significati, uno l'abbiamo visto, l'abbiamo già visto prima, quando c'è la vittima, Gesù vuole sempre la presenza del sacerdozio, la presenza della Chiesa che deve assistere la vittima e deve offrire la vittima e deve curarsi della vittima, come soffriva Gesù quando il sacerdote assegnato a Luisa magari non andava per tanti giorni, ma questo è anche disposto, non è disposto, tutto è disposto dalla provvidenza. Ecco, l'importanza quindi,
Noi siamo ben coperti oggi, diceva il padre. Quattro parafulmini. Ecco. E quindi l'importanza anche di Gesù, come Gesù ha voluto il sacerdote Giovanni a testimoniare con un altro longino, a testimoniare l'offerta della vittima. Questo è il mio corpo. Gesù è sacerdote, vittima e altare. Nel momento in cui si fa vittima suprema, ha bisogno, il padre vuole l'immolazione, ha bisogno del sacerdote che lo innalza. Ecce Agnus Dei. Il secondo significato che vorrei sottolineare è anche quello: quando il Signore ci guarisce dalla lebbra del peccato, nel senso che quando riceviamo la grazia di pentirci di un peccato e di chiedere perdono, il Signore immediatamente ci perdona. Però che cosa ci dice? No? Mostrati al sacerdote. Vuol dire che per essere reintegrati nella comunità della Chiesa, l'importanza del sacramento della confessione. Ostendete ai sacerdoti. Allora, se disgraziatamente compio un peccato, di cuore me ne pento. Gesù, quanto tempo aspetta per perdonarmi? Immediatamente mi ha perdonato. Però, siccome il mio peccato ha danneggiato tutto il corpo mistico, l'ho coperto di lebbra, è nella Santa Chiesa che devo ritrovare il ripristino, la cura, la assoluzione, perché tutti sono stati feriti e anticamente si confessava in pubblico, sarebbe bello se dovessimo farlo di nuovo, sarebbe bello. Dice padre Papa Francesco, immagina per la vergogna di dover confessare certe cose, starà, io sarei più attento, immagina la vergogna. Invece sarebbe bene, immagina. Dice Papa Francesco, allora come ci diceva il padre stamattina o ieri, non mi ricordo, oggi ho perso la cognizione del tempo, la confessione, teniamo la confessione, se no se stiamo un'ora, dice, poi se qualcuno ha bisogno di qualche altra parola, il padre si è reso disponibile tutta la notte per qualche consiglio, per qualche cosa, però direzione spirituale, sfogo, chiacchierata e confessione sono delle cose completamente diverse. Una volta ho sentito una meditazione di un sacerdote che diceva, ecco, confessione, ricordate soltanto tre parole, figli miei, tre parole. Confessare, non raccontare, spiegare, giustificare, fare preamboli, fare premesse. Confessare, con pentimento, i miei, non quelli di mio marito, non quelli di mia zia, non quelli di mio figlio, non quelli delle circostanze. Terza parola, peccati. Non la storia della mia vita, le mie difficoltà, i miei problemi, i peccati. Ho fatto questo e quest'altro, dice Papa Francesco, chiamiamoli col nome e cognome. Ecco, allora entriamo anche in questo atto e riceviamo da Gesù il coraggio, la grazia, la gioia, la gratitudine. A me viene di chiamare, noi siamo abituati a dire il Santissimo Sacramento dell'altare, a me viene da dire il Santissimo Sacramento della confessione. Amen. Grazie Signore Gesù. Oh, siamo stati pure guariti adesso. Adesso è tempo di muoverci, Siamo pieni di energia, abbiamo sentito la bellezza della volontà di Dio, di questa parola, cominciate a comprendere e a vedere
Ecco, ci siamo riordinati, ci sentiamo rafforzati, i muscoli cadevano a pezzi, la pelle arrivava a terra, invece ci siamo tutti belli ricostituiti nel corpo mistico di tempo di azione, ma non riesco a camminare, mi sento paralitico, vai giù. Ecco, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Entriamo in quest'altro miracolo, in Gesù che lo fa e in noi che lo riceviamo. C'erano gli amici forti, gagliardi, addirittura hanno sfondato il tetto per calare, hanno sfondato il tetto per la folla che c'era per calare questo col lettuccio, se non mo ci arrivava, dice calatelo, vai con la fune, giù, e dice, che vuoi che ti faccia? Gesù, io voglio camminare. L'umana volontà è come una paralisi e ci vuole guarire dalla paralisi dell'umana volontà. Figlia mia, la volontà umana paralizza la vita dell'anima, la mia vita nell'anima, perché senza della mia volontà non circola la vita nell'anima, che più che sangue puro conserva il moto, il vigore, l'uso perfetto di tutte le facoltà mentali, in modo da farla crescere sana e santa, da poter conoscere in lei la nostra somiglianza. Quante anime paralizzate senza della mia volontà. La volontà umana, impedendo la circolazione della mia volontà, forma la paralisi generale nell'anima delle creature. Ci impedisce di fare gli atti, di muoverci, lo scoraggiamento e tutte queste altre paralisi nostre. Che non farebbero le creature se sapessero che c'è un rimedio per la regolarità della circolazione del sangue? Andrebbero chissà dove per averlo, non per andare, per non andare incontro a nessun malanno. Eppure c'è un gran rimedio della mia volontà per evitare qualunque male dell'anima, per non restare paralizzata nel bene, per crescere forte, robusta nella santità, e chi lo prende? Eppure è un rimedio che si dà gratis. Altro che MAG2 o ricostituenti o polase o non lo so, elettroliti, oppure le bevande caffeinate, energized drinks, Monster, come si chiama? Coca-Cola. È un rimedio che si dà a gratis. Né devono girare per averlo, anzi è sempre pronta a darsi, a costituirsi vita regolare della creatura. La divina volontà quindi è in costante attività, e per noi l'attività che ci sblocca da questa paralisi è il girare continuamente nella divina volontà. E dice Gesù, ecco perciò, pare che ha fatto niente, ma ha fatto tutto, perché ha operato nella mia divina volontà. Ecco perciò che l'operare nel mio volere è il prodigio dei prodigi, ma senza strepito, come diceva Pasquaggi, senza acclamazioni umane, ma il vero trionfo su tutta la creazione. Ed essendo il trionfo tutto divino, l'umano tace e non ha vocaboli equivalenti come acclamare il trionfo della mia suprema volontà. Adesso volevo fare una considerazione. Quando ho preso questa clip art, queste sciocchezzine da bambini, no? Questi disegnini, mi trovavo in California e quindi ovviamente il lettuccio è diventato un windsurf, un surfboard. Perché? Perché Gesù dice prendi il tuo lettuccio e cammina, e non dice lascia qui il tuo lettuccio, figlio mio, lascialo e vai? No, dice no, piglialo e cammina. Strana sta cosa, vero? Perché dice, oh, sto lettuccio magari sarà pure sozzo, chissà quanto tempo l'ha lavato, puzza, pesante, hanno appena sfondato il tetto, la gente che gli vuole così. Lascia ormai questo lettuccio e vai. Lui dice no, prendi il tuo lettuccio e cammina.
È il lettuccio nostro. Il lettuccio nostro è l'umana volontà. Con tutte le nostre miserie. Il lettuccio nostro è l'umana volontà. Che noi, che diventa... ci adagiamo, ci appoggiamo, diventa lo strumento, diventa la compagna della nostra infermità. Ma una volta che lui ci guarisce, diventa un surf, diventa il motore. E ci cambiamo anche il costumino. Ecco. Sapete che mi è venuto in mente? Cioè, questo se lo dovessi rifare adesso, ci metterei il monopattino. Cioè, sdraiato sul monopattino, prendo il tuo monopattino e cammino. Meglio di no, perché con quelli ci si fa male. Però ecco, scusate questa digressione, ma ci sono, ma tormento. Però ecco, rendiamoci conto come l'umana volontà, questo lettuccio pozzozzo, non l'avrà mai, sono sicura, in 40 anni di uno non l'ha mai lavato. Immaginate lo spettacolo quel lettuccio. Se, dice, anche il lettuccio diventa un surf californiano, via mai! Perché? Perché l'umana volontà è necessaria, è il motore che serve a fare i nostri atti. Senza cavalcare l'onda della divina volontà. Che brava! È proprio così! E non è che ce lo stiamo immaginando. E dice Gesù, io mi sono trovata, dice Luisa, mi sono trovata nel mare, e nel mare ci stava sta macchina. E sta macchina era animata da un motore, e sto motore faceva zampillare dei geyser, degli spruzzi enormi che arrivavano fino alla sfera celeste e poi e ritornavano giù. Immagina la scena, sta macchina con sto motorino, questi spruzzi enormi, no? Che arrivavano fino all'Empireo, ci spruzzavano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, rinfrescavano le anime del Purgatorio, e i beati stavano a Don Gennaro di Gennaro, yeah, alleluia! E poi ritornavano in basso e rientravano nel mare. Io sono restata meravigliata nel vedere e dicevo tra me, ma che sarà sta macchina? E una luce che veniva dallo stesso mare mi ha detto, il mare è la mia volontà, la macchina è l'anima che vive nel mio volere, il motore, il lettuccio, il surf, il motore è la volontà umana che opera nella divina. Ogni qualvolta l'anima fa le sue intenzioni speciali nel mio volere, il motore mette in moto la macchina e gli effetti sono incalcolabili. La mia volontà è dappertutto e gli atti fatti nella mia volontà corrono ovunque, in cielo, in terra, nel passato, nel presente, nel futuro, perché nulla ha perduto della sua attività. Sono anche i suppletivi degli atti dei santi che non sono stati fatti nel mio volere. Abbiamo citato Giovanni Battista, a cui noi non siamo degni di sciogliere i sandali, però abbiamo una divina volontà, cioè abbiamo la divina volontà nelle nostre mani, non vogliamo dire un gloria alla divina volontà per tutti gli atti, le sofferenze, la decapitazione eroica, sublime di Giovanni Battista, perché lui ne venga estasiato e coperto di doppia gloria, e così pure il Re Gennaro di Gennaro, e San Francesco di Paola, e chi più ne ha più ne metta. Ok. Page down. Oh, yeah. Dice Maria, stai esagerando, abbiamo finito il tempo, siamo tutti veramente stanchi. Continuiamo questo cammino nella divina volontà, però arriva il momento alla fine del ritiro, la sera, oppure a un certo punto che pare che nulla abbia più senso, siamo stanchi. Nulla abbia più senso, pare che anche gli scritti non abbiano più senso. Ecco, ci sentiamo, ecco, fermati, svogliati, stanchi. Noi ci sentiamo morti, ma Gesù dice no, non è morta, sta solo dormendo. Ah Gesù, ma vedi, ma guarda Pasqua, questo ritiro, è venuta dal vero, ma guarda Maria Cristina, ha dormito 2 ore, si è fiondata, c'è gente che viene dal Friuli, ma guarda questi morti viventi, che sono morti, non ce la fanno più, basta, quando smetti la marina. Cioè, no, non stanno, non sono morti, stanno dormendo.
Te lo dico, piccola ragazzina, fanciullina, io te lo dico, io ti dico, alzati, talità, comunque. Oh, che bello. E la vita nella divina volontà è una continua alternanza di questa attività e poi di stanchezza. Ecco, pure Luisa, a volte si sentiva cavalcare le onde, a volte era schiacciata dal peso della privazione. Così come un campo che deve essere arato, seminato e poi fecondato e poi potato. La divina volontà fa così con noi. Noi, fino a che facciamo l'ultimo respiro, saremo sempre soggetti a questi cicli, a queste onde. È la natura della vita spirituale, che ha bisogno di togliere per dare, ha bisogno di potare per far crescere, ha bisogno di raccogliere per preparare una nuova semina. E così era la vita di Luisa. La tua vita, dice Gesù a Luisa, è una continua alternanza della pena atroce di avermi perso, di sentirmi lontano, alla gioia sublime di avermi ritrovato. E così pure noi. Non possiamo stare sempre su, impossibile. Arriverà la stanchezza, arriverà la delusione, arriverà la confusione, arriverà la tentazione, arriverà la privazione, benvenute. Però che fa Gesù? No, non è morta, sta dormendo. Mentre noi stiamo lì, tutti noi diciamo, non ce la faccio più, basta, non ne voglio andare a casa, quando finisce sto ridendo. La potentina ride, veramente me la voglio attaccare. Mi sentivo oppressa per la privazione del mio dolce Gesù e non facevo altro che chiamarlo, desiderarlo, ma invano. Onde, dopo aver molto stentato, quando non ne potevo più, è venuto, finalmente è venuto. E lui dice, figlia mia, il desiderio di volermi vedere rompe il velo che esiste tra il tempo e l'eternità. E io mi faccio vedere, è il desiderio ripetuto. Chiama il mio amore quasi irrequieto quando vedo che l'anima mi vuole. Che io dico, no, non ci basta, non ce la faccio più, basta, adesso mi dedico a quello. Mi sono dedicata alla divina volontà per 3 mesi, adesso mi dedico al giardinaggio. Se invece l'anima persiste, dice dove sei, ma come Gesù, ieri ti sentivo tanto, dice Gesù, a me non mi interessa quello che senti, mi interessa quello che vuoi. Allora Luisa ci insegna a doverci distaccare anche dagli stati interiori, che sei calda, che sei fredda, così come lei scrive a sua Remigia. Che ti senti calda, che ti senti fredda, che ti senti fervorosa, che ti senti che hai capito tutto, che ti senti che non hai capito niente. Chiama la divina volontà, credici, persevera, resisti. Non resisterà a questa chiamata che Gesù si fa, vincere in perseveranza, no. E allora l'amore si fa culla dell'uomo e quando si sveglia la ragazzina, talita cum. Oh, come gioisce il mio amore nel vederla rinata, felice, è piena di vita. E le dice, vedi, tu ti sentivi priva, abbandonata, mezza morta. Invece io stavo vicino a te, ti ho cullato nel mio seno per darti riposo. Ho vegliato al tuo fianco nel tuo sonno per fare che tu ti destassi, sentite qua, ti destassi forte, felice e tutt'altra da quella che eri. Una trasformazione, una nuova creatura, una nuova neonata. Allora quando stiamo nell'agonia, ciascuno ce l'ha, è dura, resistiamo, perché lui verrà, ci sveglierà e ci troveremo tutti diversi da quelli che eravamo.
Ecco l'ultimo miracolo prima che Pasqua mi spegne tutto, la centralità. Sì. No, stai per peggio. All right. Non possiamo non concludere con il miracolo dei miracoli. Ecco. La divina volontà è la vera risurrezione dell'anima. Lazzaro, vieni fuori. Questa è veramente morta, eh? Non è che dormiva. Ma morto sul serio, a 4 giorni. E si sentiva pure. Vuoi sapere dove consiste la vera resurrezione della creatura? Non nella fine dei giorni, ma mentre vive ancora sulla terra. A proposito, innanzitutto facciamo un atto di riparazione. Per quante volte, nonostante lo si ripeta nel credo tutte le settimane, noi, dico noi perché quando diciamo loro, sempre Marina, non si crede alla resurrezione della carne. Questa pellaccia è destinata a perire e a risorgere. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma dato che Lui è risorto, risorgeremo anche noi, ma sul serio. Dice Luisa, le verità più consolanti per un cristiano sono: number one, la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia e la resurrezione dei morti. Vi immaginate, ragazzi? La resurrezione della carne. Pensate che bello andare, io trovo i cimiteri uno dei luoghi più belli, più allegri, più pieni di speranza, più, dico, ma che meraviglia! Ti viene di passeggiare, dire, voi che siete nella verità, e dire che bello. E mi viene da pensare alle parole di Ezechiele, no? Alla profezia di Ezechiele, queste ossa che si ricompongono e ci ritroveremo con il corpo glorioso, non meno materiale. Genome è un concetto, sai? No. Corpo e anima, come Gesù è già corpo e anima, come Maria è corpo e anima in cielo. La vera risurrezione non è alla fine dei giorni, ma già qui sulla terra possiamo sperimentare questa nuova risurrezione. Chi vive nella mia volontà risorge alla luce, può dire la mia notte è finita. My night is over. Risorge nell'amore del suo creatore in modo che non esiste più per lei il freddo, le nevi, ma sente il sorriso della primavera celeste. Risorge alla santità, la quale mette a precipitosa fuga le debolezze e le miserie e le passioni. Risorge a tutto ciò che è cielo. E se guarda la terra, il cielo, il sole, li guarda per trovare le opere del suo creatore e per avere l'occasione di narrargli la sua gloria e la sua lunga storia d'amore. Ecco, quindi vivi sempre nel nostro volere, non uscirne giammai. Se vuoi essere il nostro trionfo e la nostra gloria, voglio che tu mi segua passo passo. Se faccio miracoli, è per darti il dono del gran miracolo della mia volontà. E perciò, se do la vista ai ciechi, ti tolgo la cecità del tuo volere umano, per darti la vista della mia volontà. Se do l'udito ai sordi, ti faccio il dono di acquistare l'udito del mio volere. Se do la lingua ai muti, ti snodo dal mutismo del tuo volere per darti la mia parola. Se raddrizzo gli zoppi, ti raddrizzo in esso. Se quieto la tempesta, col mio impero comando la tempesta della tua volontà umana che non più ardisca da agitare il mare pacifico della mia. Insomma, non c'è cosa che faccio e soffro che non te ne faccia un dono per deporre in te il regno del mio volere. Continuiamo.